Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con il Media Web delle Ali del Bruco. Sono in compagnia di due care amiche, Samantha Liati e Nandra Schirò, e non so più, visto che abbiamo fatto un macello all'inizio, quale delle due è nella schermata iniziale, ma l'andiamo a vedere subito. Allora, per fortuna, Samantha, cara, intanto ciao, buonasera, come stai? Ciao Francesco, grazie, ben ritrovati a tutti gli amici del Bruco. Bellissimo stare qua con voi questa sera. Benissimo. Allora, ci andiamo a salutare anche la nostra amica Nandra. Ciao, Ciao, ciao Nandra. ciao, ciao a tutti. Ti vedo in splendida forma anche questa sera. Insomma, Grazie. noi faremo comunque delle cose insieme più in là durante il corso della stagione. E a tutte e due chiedo, naturalmente lo lasciamo fare a Samantha, che sarà la conduttrice della serata, il tema e l'ospite di questa sera. Che cosa avete organizzato? Io quando organizzate qualche cosa voi mi faccio il segno della croce. Aiuto. Allora, Samantha, dici tutto. Allora, questa sera affronteremo un tema vecchio come la notte dei tempi, che è il destino. Shakespeare diceva che tutti noi scendiamo su questa terra con un copione, nel senso, per dire che tutto è già scritto e tutto quello che accade nella nostra vita non è casuale. E attraverso varie coincidenze, a cui noi daremo il nome di coincidenze sincroniche, la nostra vita passa da una tappa importante all'altra, per una crescita personale, perché essere ed esperire in questo corpo, da vita a vita, non è altro che un insegnamento. Questo diceva Shakespeare, però molte altre persone dicono che assolutamente non è vero, che il destino non esiste, che le coincidenze sono semplicemente coincidenze e che tutto è frutto di quella parola che si chiama caso, anche se io ricordo sempre che Voltaire diceva che caso è lo pseudonimo di Dio. Allora, questa sera inizieremo subito a gamba tesa su questo argomento con una domanda così un po' cruda, però penso che i nostri ospiti la renderanno dolce e accattivante. Che cos'è il destino e se esiste veramente il destino? Sì, A lei, madame. ok, diciamo subito che Samantha stasera ha preso la tangente. Il nostro ospite di assoluto riguardo è Marco Cesati Cassin. Marco, buonasera. Ciao caro, come Ciao, stai? ma Bentrovati, l'avevo detto Samantha. dopo. È un'esplosione di nomi, di culture. Io starei qua altro che parlo io. Sto a ascoltare queste due meravigliose donne. Chi mi ammazza? Scusate, ma perché devo Guarda, te li ho messi ai fare? lati, sei, come dire, beato fra le donne. Spumeggianti, sono veramente, è un piacere ascoltarle, veramente, incredibile. Anche perché Samantha sembra che sia più o meno in Indonesia, quindi ha Francesco, una. mi hai rovinato la sorpresa. Sì, va bene, sì. Va bene. Vai, Marco, vai tranquillo. Io direi di partire scusate se devo fare per forza questo tipo di partenza, perché non possiamo parlare di destino senza aver eliminato prima la parola caso. Perché vedete, se non siamo in grado di dare ragione a Voltaire e cominciare a parlare sul destino, eliminando una volta per tutti la parola caso, allora a questo punto stanno girando le slide. No, se vuoi andiamo tranquillamente sulle slide, sì. Ecco. Io sono sulle slide Di, adesso. dici, vai, tranquillo. Perfetto. Ok, c'è la vecchietta che gioca Esatto, con. vai, tranquillo, sì. Allora, io per parlarvi della inesistenza del caso, ho scelto come dire, un caso, un fatto così potente, così forte, che è indiscutibile. È un fatto realmente accaduto, che io ho chiamato i cinque naufragi e che ormai ho pubblicato 10 anni fa, perché questo mio libro, Non siamo qui per caso, ormai ha 10 anni, è un libro a scaffale, si dice, vuol dire che è un libro che si trova sempre, nonostante sia stato pubblicato tanti tempo fa, e a me fa molto piacere, ovviamente. E questa storia è realmente accaduta nei mari del sud dell'Inghilterra circa 200 anni fa, e io ho portato questa storia a professori di matematica, di statistica, e nessuno ha saputo darmi una risposta. Eppure è accaduto. Allora io vorrei iniziare la serata raccontandovi questo fatto pazzesco per sentire poi i vostri commenti. Quindi cominciamo già a aprire una tavola rotonda, perlomeno con Nunzia e con Samantha. Sì, Siamo nel bellissimo. 1800.
Come? Bellissimo, 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 vai, racconta. Vorrei anche dirvi che questa storia è ufficiale, quindi ci sono le testimonianze dell'epoca, ci sono i registri navali, ci sono i tribunali, quindi c'è una marea di documentazione, non è leggenda. Tutto quello che vi sto per dire è realmente accaduto. Siamo nel 1829, sarò abbastanza spedito, eh? C'è una goletta di nome Marmaid che naufraga a causa di un violento uragano e approda fortunosamente su una lingua di sabbia. Tutti i marinai e i passeggeri si salvano. Non avevano molte speranze di essere recuperati, ma erano comunque tutti vivi. E invece, 2 giorni dopo, un marinaio di vedetta del Tre Alberi Spitfire avvista questi naufraghi. Vengono quindi caricati a bordo, esultanti per il soccorso insperato. Purtroppo, 5 giorni più tardi, una corrente fortissima getta anche lo Spitfire contro una scogliera. E anche questa volta nessuno muore, ma l'imbarcazione va perduta. Nel giro di poche ore l'equipaggio del Governor Ready si accorge dell'accaduto e inverte la rotta per imbarcare i passeggeri delle 2 navi affondate. Ma dopo 6 ore di navigazione, anche a bordo del Governor Ready scoppia un incendio e nonostante l'estenuante lotta contro il fuoco, tutti devono abbandonare nuovamente la nave con le scialuppe di salvataggio. Si trovavano lontani dalla terraferma e questa volta le probabilità di farcela erano veramente poche. Tuttavia la fortuna sorrise ancora e la nave da cabotaggio Comet, finita fuori rotta prima al tempo, incrociò i naufraghi delle 3 imbarcazioni, salvandoli tutti, neanche un ferito. Ma 4 giorni dopo anche il Comet fu investito da un uragano. L'albero maestro si spezzò e la nave cominciò a imbarcare acqua. Le scialuppe non bastavano e molti rimasero sulla nave che stava affondando. Per una notte e un giorno intero, i naufraghi di ben 4 navi, 4, riuscirono a sopravvivere su scialuppe o zattere improvvisate, scampando alle onde e agli squali, fino a quando vennero ripescati da un quinto vascello, lo Jupiter, e vennero tutti caricati a bordo sani e salvi, neanche un ferito. Ma dopo 2 giorni anche lo Jupiter affonda, incagliandosi in una scogliera. E a questo punto abbiamo più di 100 uomini provenienti da 5 vascelli in balia delle onde, disperati. Ma ecco che all'orizzonte appare un transatlantico, un piroscafo enorme di nome City of Leeds. Questo piroscafo era partito da Southampton con destinazione Australia. Vede tutti questi uomini in mare, si fermano e cominciano a caricare tutti questi marinai sani e salvi. Tant'è che il medico di bordo della nave, una volta ispezionato questi uomini, può tornare a occuparsi di un'anziana donna di nome Sarah Rickley. Questa anziana donna era partita disperata da Southampton alla ricerca del suo unico figlio Peter Rickley, che 10 anni prima l'aveva salutata dicendo: "Ciao mamma, vado a cercare fortuna in Australia". È come se qualcuno oggi ci dicesse: "Ciao mamma, vado a cercare fortuna sulla Luna". Questa donna ormai anziana sentiva che si stava spegnendo, disperata, dettata dall'amore per il figlio, si imbarca su questo transatlantico per andare in Australia a cercare il figlio. Purtroppo, dopo 3 giorni, sta morendo, la vista comincia a nebbiarsi e comincia a supplicare a questo medico: la prego, io prima di morire devo sapere che fine ha fatto mio figlio, dov'è mio figlio?". Glielo descrive: "Ha i capelli lisci, gli occhi cornocciola, il nasino un po' appuntito, è magro, è alto più o meno così", e continua, lo supplica. A questo punto il medico cosa fa? Il medico gli viene un'idea per far andare, morire questa donna in pace e quindi va a cercare qualcuno che corrisponda alla descrizione in mezzo a tutti questi ragazzi, questi uomini arrivati da questi naufragi. E guarda caso, trova una persona, un ragazzo che corrisponde alla descrizione in mezzo ai marinai della Mermaid. Lo prende da parte, gli dice: "Guardi, c'è una donna che sta morendo, che sta cercando suo figlio, ha la vista nebbiata, non riconosce più bene, perché non viene con me in cabina?". Le dice che è il figlio, così almeno muore serenamente, e questo accetta di buon grado. Mentre scendono le scale per andare alla cabina, il medico dirà: "Ah, allora, guardi, la donna si chiama Sarah Rickley. Lei invece deve fare la parte del figlio che si chiama Peter Rickley". Questo si ferma, sbianca, spalanca gli occhi, guarda questo medico e gli dice: "Ma io sono Peter Rickley". "Io sono Peter". Quindi a Incredibile, questo sì. punto potete immaginare quando apre la porta della cabina di sua madre, si abbracciano, pianti incredibili, la notizia finisce su tutti i giornali e ovviamente non muore più la vecchietta e questa notizia diventa di testimonianza globale. Che significato gli diamo noi a questa storia? Dato che non ci sono motivazioni, leggi che possono spiegare, possiamo ammettere che c'è una forza superiore
che la possiamo chiamare amore, che è un disegno, un mosaico che si compone, un qualcosa a noi purtroppo non visibile nella sua interezza. Vi faccio qualche esempio. Tutti i marinai sono delle pedine, sono dei tasselli di questo mosaico, ma sono ignari. Mentre tutto sta accadendo, perché? Perché questo ragazzo era la Mermaid, si è dovuto fare 5 naufragi per andare a abbracciare sua mamma, ma nessuno è morto, nessuno è stato sacrificato. E un altro tassello importante è il medico, perché è un medico che si è impietosito di questa donna. Se fosse stato un medico, non gliene poteva fregare di meno. Quella donna sarebbe morta su quella nave senza sapere che c'era suo figlio su quella nave stessa. Mentre qui c'è un disegno perfetto che dice nulla accade per caso e quindi il caso non esiste. C'è qualcuno che vuole discutere questa mia storia? Eh beh, insomma, io la conoscevo perché ho quel libro e l'ho letto, Guarda, quindi. questa storia è incredibile, io non la conoscevo, grazie Marco di avercela raccontata. E io come te penso che il caso non esista. Cioè, c'è una frase bellissima che dice le coincidenze sono isole. Se togliessimo l'acqua ci accorgeremmo che sono tutte collegate. Qualcun altro invece le interpreta dicendo che le coincidenze sono miracoli di Dio in incognito. Ora, ognuno si scelga quella che insomma sente più affine. Io personalmente non ho mai creduto che esistesse il caso, ma neanche che esistesse il destino come lo intendevano i greci, nonostante io ami profondamente i greci, cioè l'idea che ci sia un Dio che prima di farci venire su questa terra dica, beh, Nandra ha questo destino, Samantha questo, Marco questo, Francesco un altro e così via. Io credo che, ecco, qua entra poi la mia convinzione personale, io credo che tutti noi dovremmo avere un'idea sul destino, cioè su che cos'è, perché questo ci condiziona poi nel nostro modo di vivere. Ecco, io sono molto convinta che ognuno di noi abbia una missione, cioè che prima di venire su questa terra, chiaramente non so da dove proveniamo, quindi posso avere soltanto le mie teorie, ecco, le mie idee più o meno fantasiose, insomma, non è che posso portare delle prove, però io credo che tutti noi nasciamo con una missione collettiva ed una missione individuale. E poi, ecco, in questo ritorno ai greci, penso che prima di arrivare su questa terra ci sia una sorta di lete, cioè di fiume della dimenticanza nel quale ci bagniamo, proprio per sopportare, fra virgolette, il karma. Cioè, ecco, se il destino noi lo intendiamo come karma, cioè il fatto che le nostre azioni producono sempre delle conseguenze, e in questo caso delle conseguenze negative, e che quindi, siccome il tempo non è un tempo lineare come lo intendiamo noi, non è un tempo di questa vita terrena, non è detto che le conseguenze delle mie azioni di oggi, io le vedo in queste azioni, le posso anche vedere fra una, due, tre esistenze. Quindi in questo senso il destino potrebbe avere un senso, ma ripeto, un senso karmico, quindi ci riporta alle religioni, alle filosofie orientali. Ma quello che io credo, ecco, se io invece dovessi riassumere, vi racconto anch'io una storia, perché mentre tu raccontavi la tua, ti rispondo anch'io con una storia e poi ti cedo di nuovo la parola. Vi racconto una storia che ho letto in un libro che si intitola 101 storie zen, e la storia è la storia di Nobunaga, di un guerriero giapponese che deve affrontare un esercito che è 100 volte più grande del suo. I suoi uomini sono demotivati, sono stanchi e lui non sa come fare per motivarli. E allora raduna tutto l'esercito e gli dice: mentre andremo verso il campo di battaglia, io mi fermerò in un tempio shintoista e pregherò. Quando uscirò dal tempio, lancerò una moneta. Se verrà a testa, vinceremo. Vanno verso la battaglia, entra nel tempio, prega, esce, tira la moneta ed effettivamente viene testa. Gli uomini vanno in battaglia e nonostante affrontino un esercito che era 10 volte superiore al proprio, vincono. Allora la sera uno dei collaboratori di Nobunaga si avvicina al guerriero e gli dice: maestro, oggi ci hai dato proprio la dimostrazione che il destino non si può cambiare, che il destino è più forte di tutto. Allora Nobunaga prende la moneta, la porge al suo collaboratore e gli fa vedere che quella moneta aveva due teste. Ecco, per me il destino è questo. Cioè, non è il pensiero positivo, non è convinciti che tutto sia bello, che tutto andrà bene, allora tutto andrà bene. No, è qualcosa di molto diverso. Cioè, è qualcosa che dipende da quello che noi abbiamo dentro, cioè dalle nostre più profonde convinzioni. Nobunaga era un vincitore, lui aveva deciso il suo destino. Ecco, io in questo credo.
che naturalmente deve essere un destino che deve essere in assonanza con la propria missione. Certo. Ripeto, e secondo me tutti noi abbiamo sia una missione collettiva e una missione individuale, e quando le due si fondono e noi riusciamo a capire, ecco, qual è effettivamente la nostra missione, ci sono dei segni, poi magari questo lo vediamo dopo, dei segni che ci possono condurre effettivamente a realizzare quello che è la nostra missione di vita, quindi noi stessi. Naturalmente questo tema sul destino è connesso a quello del libero arbitrio, perché se tu credi che esista un destino, il libero arbitrio non esiste più, e poi magari ne parleremo dopo perché non voglio Ok. dilungarmi. Marco, cosa pensi della mia riflessione e dell'esempio che ti ho fatto io? Due belle storie comunque, La storia del Belle, guerriero molto è belle. meravigliosa. Però c'è da mettere un po' ordine in queste cose, perché vedi, il destino, la parola destino, destinazione. Io per dirvi che cos'è il destino di un essere umano, vai con lo slide e Sì. andiamo a vedere l'immagine dopo di questa signora, che è l'unica donna che io sono riuscito a studiare, che sicuramente Nandra la conosce. Aspetta, che sono io che la devo Sì. spostare. L'abbiamo spostata? Sì, Ah, perfettamente, come no? sì, la Blavatsky. Voi potete immaginare che il sottoscritto ha letto e studiato decine di libri su quello che è il destino, è l'unica che è riuscita a dare una definizione. Riassumendo tutti i miei studi, è lei. Elena Petrovna Blavatsky, per chi non la conosce, è la fondatrice della società Teosofica, teosofica del certo. 1800. Vorrei anche dirvi che la Blavatsky ha un destino e un karma crudelissimo, ma questa non è la sede per raccontare la vita della Blavatsky. E ha fondato col colonnello Olcott negli Stati Uniti e poi si è diffuso dappertutto questa società teosofica che esiste tutt'oggi, Teo, Dio, Sofia, saggezza, saggezza divina. Siamo in perfetto periodo di spiritismo, ma qui non apriamo questa porta, rimaniamo qua, fermi. La Blavatsky è riuscita a riassumere in una frase il senso dei miei studi su che cos'è il destino. Allora, il destino è il programma della vostra vita. Destino uguale programma della vostra vita. Andiamo a leggere insieme la definizione della Blavatsky che io ho fatto mia. Sì. Il destino altro non è che il programma che l'anima decide di svolgere all'interno di quel corpicino, in comune accordo con forze superiori perché utile alla sua evoluzione. Sì. Sono stato abbastanza chiaro? È Vabbè. abbastanza chiaro? È chiarissimo, Marco. Okay. Allora, che cosa Meraviglioso. significa a questo punto? Significa che la famosa domanda, ma il destino me lo creo io o c'è un disegno? La andiamo a smontare definitivamente. La buttiamo giù completamente. Qui non c'è né nessun Dio che decide che tu devi avere una vita meravigliosa, né che tu, un Dio che decide che tu devi fare una vita di quelle terribili. Casomai c'è un peso karmico, come diceva prima Nandra. Ma andiamo a vedere a questo punto la funzione del destino nella nostra vita. Innanzitutto sapete che noi viviamo nella dimensione duale. Quindi il destino ha un suo opposto. Qual è l'opposto del destino se il caso non esiste? Qual è l'opposto del destino? Allora, diamo una definizione a questo punto del destino, e torniamo sul mio slideshow. Il tuo destino è dettato dalla conoscenza dei fatti della tua vita. Più li conosci, più saprai dove stai andando. Ok? Quindi noi possiamo ammettere che il destino è dettato dalla conoscenza di come voi vivete. Tradotto, vado a 90 km orari, mangio sano, mi comporto bene, ho sotto controllo la mia vita, d'accordo? E Sì. quindi conosco, ho sotto controllo il mio destino, che è il mio programma di vita, ok? Sì. Ma attenzione, anche se voi riusciste a tenere sotto controllo la vostra vita, che è impossibile, perché dovreste conoscere tutti i vostri, le persone che frequentate, come vivono, siamo tutti intercambiabili, voi comunque non potrete mai conoscere tutto il programma della vostra vita. Facciamo finta che questo libro, lo vedete questo libro? Sì.
Certo. Questo libro è il libro della vostra vita. Questo Sì. è il libro della vita di Francesco. Qui c'è scritto programma della vita di Francesco, destino. Abbiamo detto che il destino è dettato dalla conoscenza dei fatti. Qua c'è tutta la sua vita. Qual è l'opposto della conoscenza dei fatti? L'opposto della conoscenza dei fatti, e sta sul retro, è l'ignoranza dei fatti. Ovvero nel tuo libro c'è qualcosa che tu non potrai mai prevedere ed è il fato. Destino e fatalità. Il fato è la parte celata del tuo destino, quindi fa parte ugualmente del tuo programma di vita, ma non lo potrai mai prevedere. Quindi a questo punto, e partiamo pure con le immagini senza, come si dice, senza l'audio. Sì. Ok. Allora, li mando io queste, li mando io, le vuoi mandare tu? No, sta già andando, se le vedi, Ok, sta già andando. ok, ok. Ok, questa è la scena di un film famosissimo di Clint Eastwood che io vi consiglio, che è Hereafter con Matt Damon, ed è la prima scena, ovvero una bellissima vacanza a Phuket, stiamo per ripartire e a questo punto è verità, ovviamente questo è realmente accaduto, arriva questo tsunami che devasta tutto facendo un sacco di morti. Questo è il fatto. Cioè, tu non puoi prevedere come la tegola che ti cade in testa, ma questo fatto ti investe, fa parte del tuo programma di vita, ma non lo puoi prevedere. Ok? Sì. Quindi questo insegnamento della fatalità è enorme per chi arriva qua. Perché? Perché vedete, la fatalità non è casuale. Quindi perché è arrivata a te questa situazione? Che era già scritta nel tuo libro, era già dentro. Ma era celata, non la potevi prevedere, non la potevi considerare, nessuno mai la può considerare. Attenzione che la fatalità non è per forza negativa, può essere anche una fatalità meravigliosa, positiva. Ma questo tsunami non è accaduto per caso. Lo tsunami è accaduto perché c'è stato un maremoto. Il maremoto è perché c'è stato un terremoto. Il terremoto c'è stato sulla crosta terrestre, le zolle che si sono mosse. C'è tutta una serie di causa e effetto che voi non potete conoscere. Non vi riguarda la vostra vita. Esattamente come la tegola che vi cade in testa. La tegola è caduta perché si è alzata al vento. Si è alzata al vento perché c'era poca colla. C'era poca colla perché l'operaio ci ha messo poca colla. Ci ha messo poca colla perché la sera prima aveva bevuto. Ma voi che ne sapete di quella vita? Eppure cade in testa a voi. E c'è sempre un motivo. Quindi la fatalità è uno dei più grandi insegnamenti sul programma della nostra vita. Qual è? Non perdere tempo. Chi vorreste lieto, lieto sia. Del diman non v'è certezza. Non perdere il tuo tempo. Perché la fatalità riguarda tutti, non solamente agli altri. Riguarda tutti noi. E anche se te sei una persona che pensi di tenere tutto sotto controllo, anche te hai la tua parte celata. Di fatto, e quindi alzati la mattina ogni giorno e cerca di essere sempre felice. Questo è il messaggio della fatalità. A questo punto andiamo a rispondere alla famosa domanda della famosa questione, no? Cioè, sono padrone del mio destino giorno dopo giorno, oppure è un disegno già prestabilito? Ok? Questa è la domanda che tutti mi pongono, no? E sapete che la risposta va bene per tutte e due? La risposta va bene per tutte e due, dipende solamente da dove ti trovi. Prima Nandra ha toccato, sfiorato questo argomento che è decisivo, che è importantissimo, che è il passaggio del fiume Lete dell'oblio, ok? Ed entro nel campo di gioco chiamato vita. Ok? Quindi se Nandra dice che c'è l'oblio ed entro nel campo di gioco della vita vuol dire che devo dimenticare, oblio, dimenticare tutto quello che cosa? Che io ho già visto. Quindi noi dobbiamo sostituire la parola disegno o Dio che decide con la parola tempo. Il tempo, signori miei, fa la differenza di questo concetto. Il tempo è tutto già accaduto, però siccome è una frase fatta, vi ho portato un esempio. Francesco, si vede lo stadio? Vai tranquillo. Allora, immaginate che quando siete sugli spalti, siete anime, non avete ancora il corpo fisico, ok? State osservando seduti sugli spalti la partita e a un certo punto osservate la partita del centrocampista. Vedete le azioni, i falli,
come si muove e ritenete che la partita del centrocampista che state vedendo confà alla vostra evoluzione. Ritenete che quel giocatore per voi è l'ideale. Ricordatevi la Blavatsky, è il programma che l'anima decide di svolgere all'interno di quel corpicino in comune accordo con forze superiori. Quindi a questo punto l'anima dice: Maestro, posso fare la vita di quel calciatore? Lui acconsente, quindi scende dagli spalti, Fiume Lete entra in campo, dimentica la partita e diventa il calciatore dove ha già visto tutto quello che sarebbe accaduto. Quindi quando sono gli spalti io vedo già l'insieme, quando sono nel campo io mi faccio il destino minuto per minuto, giorno per giorno, anche se quando ero dall'altra parte avevo già visto. Perché? Perché la differenza tra qui e di là è solo una questione di tempo, di vibrazione, di velocità. Qui siamo lentissimi. Noi non abbiamo un'anima. Vi annuncio che noi non abbiamo un'anima. Noi siamo anima. Che per potersi manifestare in questa dimensione, a proposito, noi terremo col grandissimo Massimo Citro, io e Massimo, terremo un corso meraviglioso il 12 di novembre, dal titolo proprio Noi siamo anima in streaming tutta la giornata. Proprio per spiegare che fino alla punta delle unghie noi siamo anima, che ha bisogno di questo veicolo per potersi manifestare, se no come faccio? Ma tutti gli altri miei corpi hanno una velocità che noi non possiamo immaginare. È una velocità inaudita, tant'è che quando io collaboro con i medium, perché sono in grado? Perché il loro pensiero portano le onde a una tale velocità che riescono, come una onda radio, no? Riescono ad andare in quella modulazione dove riescono a captare quello che loro hanno da dire, perché vanno a una velocità incredibile che noi non possiamo sentire con le nostre orecchie. Questa è la differenza. Quindi cosa succede? Quando sono di là, io sono così veloce. Per farvi capire quanto siamo veloci di là, i nostri pensieri di qua, rivolti verso loro, sono dei fatti. Sapete cosa vuol dire che sono dei fatti? Fisica quantistica. Il pensiero è un'energia che può influire anche su un fenomeno e viaggia al doppio della velocità della luce. Quindi, se di là sono dei fatti, un pensiero che viaggia oltre 600.000 km al secondo, riuscite a immaginare a quanto viaggiamo noi? Certo, per farvi un'idea, certe cose dobbiamo semplicemente vederlo così, però io quello che vi voglio dire è che tutto quello che vi sto annunciando, io le ho provate, le ho vissute. Ho assistito, ho sentito, ho filmato contatti con persone che sono nell'altra dimensione e ci continuano ad annunciare. Ecco, in questo libro, ovviamente, io ho fatto il riassunto di tutto quello che io ho scoperto dal punto di vista laico, di quello che ci aspetta. Vi do subito una piccola buona notizia per tutti, magari siete interessati. Ricordatevi che la cosa principale quando noi andremo di là è che non perderemo mai la coscienza del sé, mai. Ed è, credo, la cosa più importante, no? Quindi io vado a fare questo viaggio, ok, smetto di respirare per qualche secondo, mi stacco, ma non è successo niente altro. Come diceva Schopenhauer, è la paura della morte che abbiamo, non la morte stessa. La morte è una porta. O come diceva Jusenar, è meno male che c'è la porta, meno male che c'è la morte, se no noi impazziremmo in questo mondo senza quella porta. Io non so voi, ma a me l'idea di vivere in eterno qua così, a me mi viene l'angoscia. Fatemi vivere 200 anni. Non so se mi sono spiegato. Perfettamente, Quella perfettamente. porta è necessaria. Ah, fatemi andare dall'altra parte a vedere com'è. Io qua non la faccio più. Capisce? Io Va bene, ma 150 anni me li quanti? farei. 150. Va benissimo, anche 200, perfetto. Però insomma, dopo un po', due marroni, insomma, ecco, adesso non vuole. Sì. Ok. Allora, a parte le battute, torniamo sul concetto iniziale. È il tempo che fa la differenza. Quindi tutto è già accaduto. Quindi quello che voi vedete sugli spalti ve li siete scelti. Ve li siete, si chiama contratto animico. E quindi dovete superare certe prove. Ci sono dei fatti che voi andate incontro che non sopportate, che vorreste scappare. E invece, quando eravate di là, ve li siete scelti apposta proprio come prova. Perché tutto questo è una prova. Prima Nandra parlava, poi ti ridò un po' la parola, parlava della missione, del compito che tutti noi abbiamo. Ma questo è l'elemento più prezioso che esista. Il compito. Fortunato, beato, è colui che sa che
Perché su questo mondo, in questa vita. Ma io vi domando, prima di questo, le avete le motivazioni per vivere? Tanto per cominciare, motivazioni per vivere. Che cosa vi motiva la mattina a alzarvi dal letto? Parleremo anche di questo dopo, con qualche notizia, per dimostrarvi che l'essere umano senza motivazione, anche se è sano, l'anima abbandona il suo veicolo fisico e se ne ritorna indietro. La motivazione è determinante. Adesso vorrei sentire Nandra che cosa pensa di questa mia esposizione sul concetto dello stadio, chiamiamolo così. Che sei una delle pochissime persone che quando parla non mi annoia, che Sì. sei bravissimo. Penso, perché io mi annoio molto facilmente, perché come te a me piace studiare, mi piace leggere soprattutto di questi argomenti, e hai un modo straordinario di esporle e quindi mi piace molto. Mi ritrovo in tutto quello che dici e io vorrei che tutti potessero avere queste nozioni. Cioè il fatto che, di capire che tutto quello che accade nella nostra vita accade per noi. Cioè, accade proprio, io scherzando dico sempre, gli eroi greci non è che sono diventati eroi così, hanno superato delle prove. Quindi quando le persone si lamentano che le cose non sono facili, ah, c'è la sofferenza, c'è il dolore. È andata, si è frizzata. Allora, Aia, mamma. approfittiamo di questa cosa. Facciamo Sì. vedere questo filmato che sono tutta una serie di aforismi sulla morte e sul senso della vita. Sì. Guardate questi aforismi e segnatevi, sono tutti detti da grandissimi uomini conosciuti, e segnatevi quelli che più vi colpiscono, nel numero massimo di 3 persone. Io poi vi dirò qual è la chiave di lettura, ok? Tutti Ok. pronti? Leggetevi queste frasi. Questa l'abbiamo messa per sorridere un po', ovviamente. Scusate, belle, belle Allora, bellissime. Marco, qual tu quale è scegli? quella che più vi ha colpito? Quella con cui più sentite in risonanza? Cominciamo con Samantha, che è un po' che zitta. Allora, beh, Marco, tu sei un uragano, dunque un piacevole uragano che mette ordine. Ecco cosa sei. Volevo dirlo all'inizio, ma non c'è stato tempo. Vabbè, mi è piaciuta moltissimo quella di Lucio Dalla, dove dice che la morte è l'inizio di un Secondo secondo me. tempo per due motivi. Uno, perché la morte non esiste. E due, perché muori in base a come vivi. Spiega. Cioè, se questa vita è un'esperienza, ok, se io devo superare tutti i miei loop, devo imparare tutto quello che magari so continuamente a non imparare durante tutte queste reincarnazioni, finalmente l'ho capito e finalmente mi godo il secondo tempo, l'altra dimensione. È bellissima. Tutte erano belle, tutte, Marco. Benissimo, bravissima. Nandra. Allora, intanto io mi scuso se sono caduta, Vabbè. ma ho fatto il grande errore di comunicarlo telefonicamente, vabbè, lasciamo perdere, vabbè, non si finisce mai di imparare. La coincidenza è che io ho perso un pezzo di trasmissione, ma quando stavo parlando, io volevo dire, cioè non ci siamo preparati, lo so che quasi nessuno ci crederà, però volevo proprio dire che secondo me si capisce il destino e che si capisce il senso della vita e la grandezza della vita se si capisce che cos'è la morte. Quindi rientro in puntata e vedo che si parlava della morte, quindi sono rimasta una Sì, sei sincronicità, onda, direbbe Jung. Ecco, esattamente io non so di tutte queste frasi che tu hai fatto vedere, in realtà non so se ne hai fatta vedere qualcun'altra prima, sì, ma la mia qualcuno. frase preferita è quella di Martin Luther King, quella che dice, io non l'ho vista e quindi non so se tu l'hai messa, quella che dice che bisogna avere una ragione per morire, cioè che se non hai una ragione per morire, per cui moriresti, in sostanza non hai una ragione per vivere ed è la cosa più importante secondo me, cioè se c'è qualcosa per cui tu sei disposto a morire. Se sì, allora la tua vita ha un senso, se no la tua vita non ha senso. E questo secondo me è il cardine, il centro di tutto. E poi vorrei. Ne hai un'altra? Vai. No, e poi vorrei questo, io vorrei che la gente potesse veramente capire che cos'è la morte, perché se tu capisci che in realtà la morte, poi tu in questo sei maestro, perché se parliamo di tutte le prove della reincarnazione, tu stai qui fino, insomma, almeno un paio d'ore e ci racconti tutte le varie prove Un che ci paio di sono e che hai giorni, provato. forse. Vabbè, ma le sa riassumere, le sa riassumere. Perché da Ian Stevenson, ma ce ne sono, adesso mi è venuto in mente lui, ma ce ne sono tantissimi altri,
che ci parlano di questa morte come di un passaggio, ecco, da questo tu capisci che ogni cosa che accade nella nostra vita in realtà accade per noi. E poi vedremo anche quali sono i segni, perché ci sono tanti segni che ci fanno capire se noi siamo nel nostro destino o no. In un altro campo di quelli che intrigano molto Nandra, che è il libero arbitrio, però dobbiamo chiudere questa parentesi legata a questo discorso. Nandra, se mi avessero detto chiudi dentro una busta qual è la frase che Nandra sceglierà, io sarei stato indeciso tra Jim Morrison e Luther King. Perché? Perché Nandra è una guerriera. Quindi Nandra è una giocatrice del campo, è una persona, si chiama di valori. E quando una persona si muove sui valori, segue ovviamente queste icone, come può essere per esempio Luther King. Non può essere una che va a prendere un concetto della morte un pochino più astratto che va di là. Quindi, perfetto esame riuscito per quanto riguarda Nandra. Samantha, meravigliosa, l'inizio del secondo tempo. Io invece scelgo la Virginia Woolf. Ah, la scrittrice. Molto bella la sua frase. La Virginia Woolf, che se n'è andata molto Sì, presto, suicida. sì, perché aveva saputo, aveva scoperto quello che era la chiave di tutto. Lei disse questa frase emblematica, che la vita non è altro che un sogno dal quale ci risvegliamo morendo. La chiave è tutta lì. Perché poi tu vai a mettere insieme i pezzi, no? E quindi vado a scoprire in un libro del 1938 di un'entità altissima. Anche qui dobbiamo mettere un po' di ordine, ma non è la serata, casomai ne faremo un'altra. Ma non è che la morte è uguale a reincarnazione, non confondiamo questo discorso. La reincarnazione c'è fino a un certo punto, a un certo punto finisce. Noi non torneremo più sulla Terra. Questa entità altissima, apparsa nel 1938 a un giornalista francese che mai si sarebbe sognato di essere un medium, Maurice Barbanel, canalizza questa entità per un anno e mezzo e dice di chiamarsi Silver Birch, che vuol dire betulla d'argento, ed è una delle ultime figure che lui ha ricoperto su questa terra. Possiamo dire una delle ultime caratterizzazioni? Vediamo un po' questo tipo di. Bene, a questo punto qua succede che si forma un cerchio, si chiama, e di verifica di studiosi, di professori, è tutto reale, tutto vero, le informazioni sono potentissime, sono delle cose pazzesche, perché questo Silver Beach sta per lasciare la Terra, sta per andare in un altro cielo, ok? Sta andare oltre, si chiama punto di non ritorno, non tornerà mai più sulla Terra, i cicli di vita finiscono. Quando tu hai ultimato quello che si chiama l'evoluzione, che poi è il terminare la conoscenza di se stessi. Ok? Io vengo giù e mi conosco. Ogni volta mi conosco con delle esperienze dolorose, belle, brutte, le ho scelte io, devo farle tutte. Attenzione, la rivelazione della Wolf. Andiamo a ricollegarla con Silver Birch. Vado a pagina 155 di questo libro pazzesco, tra l'altro scritto in inglese a sinistra e in italiano a destra, e a un certo punto leggo una domanda fatta dal gruppo, secondo me lecita, che dice: ma quando noi lasceremo questa vita, che corpo avremo? Sarà percettivo, tangibile, come questo che abbiamo? È una domanda umana, molto lecita, direi, no? La risposta, quando io l'ho letta 10 anni fa, a me ha cambiato la vita da così a così, completamente. Io ho tutto un altro approccio su tutto questo mondo. E adesso ve la dico a memoria, ovviamente. Voi avrete un corpo molto più percettivo e sensibile di quello che avete ora. Vedrete colori mai visti, suoni mai uditi, ma soprattutto ricordatevi una cosa, che il mondo reale è il nostro, non il vostro. Voi siete solo l'ombra gettata dallo spirito. E che il mondo reale è il nostro, lo potrete comprendere solo ed esclusivamente quando tornerete nuovamente di qua, non prima. Questa è la regola del gioco. Se voi entrate in questa rivelazione, cominciate a prendere le cose un pochino più, ok, questa è una Matrix, ok, questo è un campo di gioco, devo passare delle prove, come i videogames, come, non lo so, mi sono studiato io il percorso, perché me la devo prendere in quel modo? Perché devo finire con l'ansia, col panico, con la fobia? Perché mi devo incazzare in questo modo?
cavolo, ok, è previsto che mi incazzo, ma poi magari mi devo calmare un attimo, perché la regola del gioco è questa. Infatti, non c'è una persona che io ho sentito nell'altra dimensione che mi dica che sta male o che mi dica che vuole tornare qua. Casomai ci tornerà sotto altra veste tra 300 anni, ma non com'è adesso. Capite cosa voglio dire? Quindi entrate in questo concetto e vi si apriranno un mondo incredibile. Il mondo reale non è questo, è quello. Virginia Woolf, la vita è un sogno dal quale ci risvegliamo Sono morendo. morendo. Senti Marco, a Ah. proposito di questa cosa, scusa, una domanda, sì, anche Samantha vedo che alza il dito, vabbè. No, mi ha incuriosito questo, cioè, hai parlato di un gruppo che in qualche maniera ha fatto una domanda a Betulla d'Argento, questa entità. E qualche ragguaglio in più su questo gruppo? Era un gruppo di medium strutturato o persone semplicemente curiose? Quando si scopre la serietà, innanzitutto, che non è fuori di testa, non è paranoico, non è schizzato, cioè c'è la serietà che uno è medium, ok? Quindi ha un dono potente, si forma un gruppo di ricerca che si chiama tecnicamente un cerchio. Ok? Il cerchio si mette a disposizione di questo medium che è semplicemente un canale che comunica dall'altra dimensione qua, la famosa modulazione di frequenza. E quindi diventa tutta una forma di indagine, di studio e via dicendo. Quindi sono in genere professori, studiosi, universitari, e di questi cerchi ce ne sono tantissimi in questi gruppi. Ok? Samantha. Samantha. Omer, sì, allora, la tua riflessione, Marco, è bellissima. Quella di ricordare che tutto è un gioco, è una commedia, come diceva appunto Shakespeare nel mio preludio, lo dice anche tutta la filosofia orientale, Maya l'illusione. Marco, secondo te e anche secondo Nandra, una domanda che non è banale, la gioia, ascoltami bene Marco, la gioia, quella del cuore, la felicità, può essere il fil rouge, il filo d'Arianna che noi teniamo stretti in questo programma? Programma, che diceva la Blavatsky, per fare le cose per bene, per rimanere giusti, retti, connessi, io lo chiamo allo spirito, al nous, come diceva il Vangelo della Maddalena, ma hai capito cosa intendo? E quindi per essere aderenti al nostro copione. Hai capito cosa intendo? Io lascio rispondere Semplicemente la a gioia. Nandra, perché ho già la risposta, ma lascio prima rispondere Nandra. Io sono assolutamente convinta che sia così. E tra l'altro pensate a un'altra sincronicità, io sapete tutti insomma che amo scrivere, ma io scrivo tendenzialmente cose di fantasia, diciamo di fantasia, e quando ero ragazzina ho scritto una raccolta di racconti e il racconto principale che poi mi portò alla pubblicazione del mio primo libro, che non si trova più quindi ne posso parlare, che è una raccolta di racconti, si chiamava proprio Il gioco di Dio. Però non è un gioco, mi ha fatto venire in mente la tua riflessione, Samantha, il film Constantine, quando c'è una parte che secondo me è molto inquietante, quando anche in quel film si dice, si allude al fatto che questo mondo sia tutto un grande gioco, in sostanza creato dal bene e dal male, perché sia diciamo, il diavolo che Dio vogliono capire se sull'uomo ha più potere il bene o ha più potere il male. Quando in sostanza l'uomo saprà scegliere se stare dalla parte del bene o dalla parte del male, il gioco sarà concluso. E questo, cioè, questo film ci dice tante cose, dà tanti messaggi, però questo messaggio mi collega al discorso di Marco e al tuo discorso. Secondo me il filo che lega la nostra esistenza, il senso della nostra vita è proprio quello, l'entusiasmo, la gioia, la felicità, che poi sono dei concetti simili ma diversi, che ci devono essere però nella nostra vita, perché se non c'è quello noi ci spegniamo, è come se perdessimo la matassa. Cioè, finiamo in un labirinto, finiamo col Minotauro, cioè non riusciamo più a liberarci dal labirinto in cui viviamo. Il non senso in cui viviamo oggi, la confusione deriva da questo, deriva dal fatto che noi non riusciamo a capire se quello che stiamo vivendo è utile al nostro destino oppure no. Cioè, noi viviamo in serie. Quindi, secondo me, il grande dramma della vita di oggi che abbiamo perso, cioè noi pensiamo di vivere in un mondo individualista, ma in realtà noi abbiamo perso la vera ricerca di noi, quindi il vero senso di diventare quello che siamo, di diventare noi stessi. E viviamo in un mondo che è un mondo in serie. Quindi fondamentalmente facciamo quello che fanno tutti e siamo infelici. Perché se tu non diventi quello che sei, sei un infelice. Quindi non so se ti ho risposto, però sono assolutamente convinta che tu abbia ragione, ecco.
Non so Sì, perché, ma in Nandra, questa sì. schermata non avevo, scusatemi, non avevo aggiunto tutte e quattro le telecamere. Ecco, l'ho fatta, ecco, ci siamo arrivati. Esiste un ordine delle cose, dove anche il disordine all'interno fa parte dell'ordine. Esiste per tutti, non solo la gioia, ma esiste sempre l'opposto della gioia. La contrazione è il senso della vita. Senza contrazione non si può vivere. Se ci fosse solamente gioia e felicità, non potremmo evolverci. Se ci fosse solo Certo. pace, non potremmo comprendere. Se ci fosse solamente espansione e non contrazione, l'universo stesso scomparirebbe e noi con l'universo. Invece l'universo si espande e si contrae, esattamente come noi ci espandiamo e contraiamo ogni volta che respiriamo. Inspiro, espiro, questo è il Brahma, questo è il soffio della vita. Dobbiamo imparare ad accogliere tutto quello che ci arriva. Va tutto bene così com'è. E devo imparare ad affrontare la mia battaglia se per caso mi arriva di fronte un drago, perché questa è la vita. Punto. Quindi è vero, Nandra, che tutti cerchiamo i nostri fili di perle luminosi. Ma è anche vero che ci sono l'opposto delle fili di perle luminosi e dobbiamo comunque avere a che fare con quello. Non puoi parlare di salute se non hai la malattia. Non puoi parlare di luce Perché se non hai la... viviamo in una realtà duale, certo. Quindi Certo. quello lo devi accettare per forza. Però se Non tu puoi... accendi te stesso, Marco, ti faccio una domanda, se tu trovi la tua strada, cioè se tu trovi il senso della tua vita e quindi accendi la tua luce, cioè se tu cominci a fare luce, le tenebre svaniscono, quindi quella contrazione tu non la vivi più come una contrazione, perché capisci che quel dolore è venuto per insegnarti qualcosa. Quindi il dolore del non senso, di chi non sa qual è il senso della propria vita, è disperazione, angoscia. Il dolore invece di chi sa che la vita ha senso anche grazie a quel dolore, perché siamo in un mondo duale, è tutta un'altra storia, perché lo affronti in maniera diversa. O È il tipo di no? approccio che abbiamo con le tematiche. Purtroppo, e adesso entriamo nel tuo caro argomento del libero arbitrio, noi non abbiamo tutto questo libero arbitrio di cui si parla, capite? Quando io vi dico ho la possibilità di Discutiamo stasera. Ho scegliere, come? detto che discuteremo stasera. Di, Bello. come la pensi tu? Ho la possibilità di scegliere la pillola rossa o la pillola blu? Ah, bella sta cosa. Ho la possibilità di scegliere la pillola rossa o la pillola blu? E io già ti posso dire che se tu scegli la pillola blu, per Avevo visto esempio, nelle slide queste immagini, mi pare, no? Cioè. ma perché non si vede adesso? Sì. Eccola. Ah, ok. Se tu scegli la Giusto. pillola blu, ok? È perché tu sei stato condizionato, forgiato per scegliere la pillola blu. E quindi ti domando, ma il tuo libero arbitrio da dove arriva? Sei stato completamente ipnotizzato, condizionato dai genitori, dalla famiglia, dalla società, dalla scuola e arrivi a scegliere la pillola blu. Ok? Quindi a questo punto il libero arbitrio, se vogliamo chiamarlo così, agisce su un altro asse che non è la scelta libera, ma su un altro asse che è lo spazio-tempo. Libero arbitrio si muove sullo spazio-tempo. E se prima vi ho fatto vedere uno stadio di calcio, adesso vi faccio vedere un'altra foto per farvi capire questo senso della mia frase. E andiamo a vedere questa foto. Immaginate Una di essere con rotatoria. la vostra bella auto che state entrando in questa rotatoria. Ebbene, voi avete il libero arbitrio di starci 20 secondi e prendere l'uscita che volete. Ma voi avete anche il libero arbitrio di starci 3 giorni finché non finisce la benzina, tanto avrete sempre la precedenza, e uscire dopo 3 giorni nella vostra uscita. Ma l'uscita che voi avreste preso dopo 20 secondi è esattamente la stessa che avreste preso dopo 3 giorni. Quindi lo spazio-tempo è il libero arbitrio. Cosa significa questo nella vita di tutti i giorni? Significa che magari tu devi mollare un uomo, per fare un esempio, che magari non lo ami più. Lo puoi mollare tra un anno, tra 20 anni, oppure mai. Spazio-tempo che si allunga e te lo porti fino alla morte, perché non sei in grado per mille motivi. Ma la decisione è sempre sullo spazio-tempo. Tant'è che il libero arbitrio, diceva un nostro caro amico mio di Nandra, che adesso vi faccio vedere,
che Ah, vabbè, dice Gurdjieff. che l'uomo ha tante teste e centri di comando e non è mai lo stesso. E quest'uomo, che adesso vi dico chi è, diceva che il libero arbitrio ce l'ha solamente l'essere risvegliato e il 76% dell'umanità è addormentato. Diciamo che in questa fase qualche percentuale si sta risvegliando, grazie al cielo, ma comunque, secondo lui, che si chiama Gurdjieff, grande maestro caucaso, colui che si è risvegliato e basta al libero arbitrio, ma il libero arbitrio di cosa? Il libero arbitrio di cosa? Di scegliere lui a quali condizionamenti affidarsi e non imposti dagli altri. Questo è l'unico libero arbitrio che secondo lui abbiamo e che io condivido pienamente. Perché la nostra vita, se non ci risvegliamo, signori miei, è esattamente come questo imbuto. Non possiamo fare altro che finire dentro quel buco. Cosa ne pensi, cara Andrea? Che sempre sei bravissimo e molto affascinante quello che dici. Stavolta do un'interpretazione leggermente diversa. Vediamo se tu poi concordi con quello che io adesso dirò. E naturalmente io adoro Gurdjieff, quindi su Gurdjieff ci troviamo pienamente d'accordo, cioè il fatto che il libero arbitrio è la libertà, perché sono due concetti connessi, poi magari dopo parleremo anche brevemente di libertà, perché la gente li confonde, la gente non capisce che cos'è la libertà e quindi poi cerca fuori qualcosa che non sa neanche che cosa sia. Quindi, vabbè. Però il libero arbitrio, secondo me, è molto più esteso rispetto a come lo intendi tu. Perché se io ho capito bene come tu l'hai inteso, al di là di Gurdjieff, sul quale siamo assolutamente d'accordo, cioè sul fatto che la maggior parte degli uomini dormano e quindi non sappiamo neanche chi siamo, cioè, adesso non parliamo di Gurdjieff, dovremmo dedicargli tutta una puntata. Però io non penso che noi abbiamo deciso quindi tutto prima di nascere, su questo possiamo anche essere d'accordo, mi piace molto come visione, la sento mia, mi risuona, ok. Però, proprio perché noi ci bagniamo in quelle famose acque dell'oblio, chiamiamolo l'etema, insomma, noi nasciamo, diciamo, senza memoria delle nostre reincarnazioni, di quello che siamo veramente. Noi non sappiamo che siamo esseri spirituali che compiono un'esperienza umana, ma la dobbiamo scoprire in questa nostra vita. Ecco, io non credo che noi seguiamo ciecamente quel programma che ci siamo dati in accordo con esseri superiori, come dice la Blavatsky, prima di venire al mondo. Ma credo proprio che noi siamo liberi, ecco qua, in questo consiste il libero arbitrio, anche in questo caso, di scegliere di realizzare la nostra missione oppure no. Ecco che perché abbiamo dei segni che ci conducono meno sulla strada giusta. E cioè, mi spiego ancora meglio, il libero arbitrio non è la possibilità di scegliere tutti gli eventi che ci accadono. Cioè, io non posso scegliere. E come dici tu, se prendere la pillola blu o la pillola rossa, ok? Perché sono condizionato dall'ambiente, dai genitori, dai traumi che ho avuto, eccetera. Ma questo non significa che io non sono libero di reagire agli eventi che accadono. Cioè, è molto complesso, io la vedo in maniera ancora più complessa. Cioè, facciamo un esempio così ci capiamo. Mettiamo che io prima di venire su questo pianeta ho detto, vabbè, io voglio come missione, voglio aiutare gli altri, ok? Vita è indifferente come io aiuterò gli altri. Se io li aiuterò facendogli attraversare la strada perché farò l'accompagnatore per non vedenti, mettiamola così, piuttosto che mi dedicherò ai bambini, agli anziani, farò la poliziotta, il medico, qualunque mestiere io decida di fare, però diciamo nel quale si racchiude la mia missione, cioè aiutare gli altri, io comunque realizzerò la mia missione. Ma il mio libero arbitrio dove sta? Nello scegliere, non gli eventi che accadono. Quindi se io andrò a fare una cosa piuttosto che un'altra, se il mio fidanzato mi lascerà, mi tradirà, eccetera. Ma io sceglierò come reagire a quegli eventi. Quindi, secondo me, noi in ogni istante della nostra vita abbiamo il libero arbitrio. Solo che non ce ne rendiamo conto perché dormiamo. Cioè, mi rendo conto che è un discorso molto, Non siamo molto completamente complesso. svegli, certo. Però è questo il senso ed è connesso al discorso della libertà, Attenzione a cioè non nel senso che. confondere il programma con il già accaduto. Cioè, quello che noi stiamo facendo oggi non è qualcosa che ha già deciso quando eravamo di là, che a un certo giorno di questo anno noi fossimo qua tutti insieme. Noi lo stiamo facendo adesso. Solo che quando eravamo io anima senza questo corpo dall'altra parte, L'ho già avevo già visto, visto che avrei deciso di certo. fare questa serata con voi, Certo, ok? perché Quindi il tempo non questo è il libro esiste. di questo.
Però se io ti dico che una famiglia di atei crescono una loro figlia dicendo che non esiste nulla, che non c'è niente, che non la mandano in chiesa, secondo te questa figlia sarà una religiosa o sarà atea? Sarà atea e non la smonterai più, non ha più il libero No, arbitrio di io in andare questo non credo. No, 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 no. a chiesa. Io in Sì, questo ci non aggiungo credo. un pezzo. Allora, una E cosa questa è, la... diciamo, la differenza di fondo. Io invece penso che ci si possa Dipende dal sempre grado di emancipare evoluzione, Nanda. dall'ambiente. Allora, Dipende dal grado di evoluzione, da dove sei cresciuto e in certo. che condizioni sei. Ma se tu sei in un grado più basso, non ti smuovono neanche le cannonate. E questo vale anche, per esempio, per i fondamentalisti cristiani cattolici, quelli che sono proprio che fanno 8.000 sante messe. Cioè, è uguale. Noi dove Anche per quelli che veniamo? credono nella scienza con l'H. Nella Esatto. scienza. Si chiama, tutto questo si chiama ipnosi, si chiama imitazione, ripetizione della discesa del karma familiare. E su questo, cara mia, è molto difficile uscirne. Tutti noi siamo condizionati, chi più, chi meno. E riuscire a liberarsene è il lavoro della libertà che tu dicevi. Tre parole una donna dovrebbe avere sempre scritto sullo specchio prima di uscire. Tre. Libertà. Rispetto. Dignità. Tutti E la quarta? No, giorni, eh? c'è. Allora, no, niente, va Però benissimo. scusami, fammi fare una No, domanda a Marco. Fammi fare una domanda a Marco. aspetta, no, ha Cosa tu? voluto fare lo spiritoso Francesco adesso, no, un momento aspettate. mio teso, No, adesso è arrivata aspettate. la No, era. Sì, tra appunto la quarta era il ricordarsi di queste parole perché generalmente le donne fanno un gran macello, sovrappongono le cose una con l'altra. No, allora, una cosa volevo dire, una cosa di carattere tecnico. Intanto, Nandra, hai cambiato cuffie perché hai un audio eccezionale stasera. Finalmente ti sentiamo in maniera decente. O comunque Eh qualcosa sta. no, No, qualcosa sta funzionando. ho Sì, cambiato cuffie. cuffie e microfono. Infatti, era evidente che c'era qualcosa Non che si non è. vedono? Sì, Sono blu, bravissima, ottima, hai quelle fatto un ottimo acquisto. Allora, no, una nota di carattere tecnico, perché sto leggendo tanti commenti sulla chat di YouTube. Volevo ricordare ai nostri amici, non vi preoccupate che alla fine della puntata, cioè alla fine, all'ultima parte della nostra puntata, potete tranquillamente interagire con i nostri ospiti, come al solito mandando le domande sulla nostra chat, poi abbiamo il nostro numero a cui potete mandare audio messaggi e video messaggi e come sapete bene, ormai da un po' di tempo, da qualche mese, avete anche la possibilità di entrare in trasmissione tramite la nostra piattaforma di Telegram. Quindi abbiate pazienza, sto leggendo tante cose che arrivano di curiosità, di approfondimenti che vi fanno, ma lo facciamo alla fine della nostra puntata. Nandra, Io, sì, cioè, no, volevo fare Nandra, una Samantha, domanda. io e te siamo in più, cioè possiamo pure andare questa sera, No, lasciamo no, no, volevo fare una. Scusatemi, una Vai domanda a tranquillo. Marco, perché questo discorso del libero arbitrio ero sicura che, insomma, avremmo avuto visioni leggermente diverse. È anche bello così, secondo me. Quindi non so se Assolutamente. riusciremo poi a parlare di che cos'è la libertà, perché probabilmente ci vorrà una puntata a parte. Però, per concludere il discorso del libero arbitrio, e riassumendo le due posizioni, in sostanza io dico il nostro libero arbitrio esiste costantemente perché noi abbiamo sempre la possibilità di reagire agli eventi che capitano. Cioè io non posso scegliere gli eventi che mi capiteranno, questo è il mio punto di vista. Io non posso scegliere, facciamo un esempio perché così ci capiamo meglio. Mettiamo che io fra le cose che devo imparare in questa esistenza devo superare il mio trauma dell'abbandono, ok? Alla vita è assolutamente indifferente che io lo impari perché un fidanzato mi tradisce, perché un'amica mi tradisce, perché mi tradiscono 10 fidanzati. Quello che io so è che quella lezione io la devo imparare. Quindi, se non la imparo con le buone, diciamo la prima volta, la seconda lezione sarà un po' più difficile, finché magari mi arriverà una mazzata della serie, la vita mi dirà: oh, ti vuoi svegliare, devi superare questo tuo trauma. E allora tu lo superi e dopodiché non incontrerai più quelle situazioni, diciamo, analoghe, oppure ti ritroverai sempre in quella situazione. Questo accade soprattutto alle donne che spesso mi chiamano e mi dicono: ma perché io incontro sempre lo stesso tipo di uomo? Perché c'è qualcosa nella tua missione che tu non vuoi di cui tu non vuoi accorgerti, quindi di cui tu sei inconsapevole, e di conseguenza il tuo inconscio richiama sempre, fatemelo dire, posso dirlo, lo stronzo, lo richiami sempre perché fondamentalmente c'è qualcosa che vuoi superare, ma
non ne sei consapevole, quindi fino a quando, diciamo, non ne diventi consapevole, incontri sempre quella tipologia di persona. Diciamo che questo, in estrema sintesi, è il mio concetto di libero arbitrio, quindi non scelgo gli eventi, non ho la bacchetta magica, quindi non è che se mi metto sotto il platano e dico, voglio essere ricca, fra 10 anni diventerò ricca, ecco, no, non credo questo, però credo che io posso reagire agli eventi che mi capitano, quindi mi mettono il Green Pass e io posso scegliere di reagire. Non lo creo io, ma scelgo come reagire. Invece, secondo la tua versione, Marco, e poi ti do la parola, mi dici se ho capito bene, tu dici, prima di scendere sulla Terra, noi anime, che è poi la nostra essenza, quello che siamo veramente, vediamo quello che faremo nella nostra vita terrena. Di conseguenza, quando scendiamo sulla Terra, noi non abbiamo molto libero arbitrio, perché noi già sappiamo quello che faremo su questa terra. Quindi in sostanza, no, infatti. Allora spiega perché non ho ben compreso allora. Non riesco a spiegarmi io. Ho detto prima che la risposta è esatta da tutti e due i punti di vista. Quindi, quando tu sei nel campo di gioco, ti muovi col tuo libero arbitrio. Però io mi sono già visto sugli spalti. Quindi, il libero arbitrio c'è in questo campo di gioco, ma è strutturato in un certo modo. Non è, cioè, è solamente se voi entrate nel discorso del Ma delle tempo, due qual è è vera? tutto già Cioè, tutte e accaduto. due forse, no? Tutte e due, dipende dal punto di osservazione. Tutte e due Se sono sei sugli vere. spalti o non sei sugli spalti. Non mi Lo so che noi convincete però. siamo talmente Tutte e strutturati due. in questo ragionamento, eh? Vabbè, No, sai ma perché non è. no, ma No, non perché ti dobbiamo spiego, è convincere. come No, se. No, sono due sì. esposizioni, non dobbiamo Però convincere. faccio un esempio. Andiamo Allora, avanti, perché sennò ci sì. perdiamo Faccio un troppo in esempio. questo discorso. Il principio No, duale della sì, vita. dopo andiamo Faccio avanti, una però voglio fare domanda, un esempio. Francesco! Io ho fatto la poliziotta. Aspettate, no, non fate le sovrapposizioni che da casa non capiscono niente. Allora, No, fatemi fare questo esempio, poi veramente stupirete. rapida, Allora, rapida. io ho fatto la poliziotta. Io poi non so se continuerò a farlo oppure no, ma insomma, ho fatto la poliziotta. È stato il sogno di una parte della mia vita, l'ho realizzato, eccetera, eccetera. Ma se io questa cosa l'ho già vista, dove sta il mio libero arbitrio? Cioè io, se, voglio dire, posso venire qua e fare un programma diverso rispetto a quello che ho visto di là? Secondo me sì, secondo Ma è te no. parte integrante Ma del tuo destino. sì. Cambiare lavoro, cambiare città, cambiare uomo, cambiare, fare tutto quello che vuoi. E tu entra solo nello schema, è già accaduto. È già Sì. accaduto, io lascio la divisa e faccio un'altra cosa. È già accaduto, ma tu sei libera di fare quello che vuoi. Questa è la differenza. Sì, no, ma chiarissimo, chiarissimo. Sì, è un'altra possibilità che aggiungiamo al nostro arco. Allora, Samantha, invece, sentiamo la tua riflessione al riguardo. Domanda. Allora, un grande maestro mi disse un giorno che il fato sta sopra gli dèi ed è inderogabile, mentre il destino, come lo concepiamo noi, è nel micro ed è cambiabile. Però io non voglio aggiungere null'altro a questa riflessione di un grande maestro, ma soffermarci nel micro, che è dove stiamo vivendo, stiamo esperendo questa nostra realtà, e parlare del karma. Si sentono dire tante cose sul karma, anche tante sciocchezze. Il karma io la intendo come una grande legge cosmica, una grande economia, una perfetta economia, dove ogni tuo atto ha una conseguenza. E questo è determinante per quanto riguarda il destino e per quanto riguarda l'andamento della nostra vita. E soprattutto per quello che diceva Marco. Quando Marco ha detto dopo 150 anni io mi sono rotto le scatole di stare qua, cerco di essere sulla retta via con degli atti di volontà, io li chiamo catari, Marco, per ascendere a un piano superiore. Allora, adesso la mia riflessione è questa. Voi credete nel karma? Quale definizione date al karma e qual è la vostra legge karmica? Perché io ho scoperto che ognuno di noi ha una sua definizione di karma che è completamente diversa. A voi. Allora, Samantha purtroppo è passata, è come se fossimo arrivati alla fine del secondo tempo e siamo ancora nel primo tempo, cioè ha fatto un salto quantico che ci ha Dai, portato a casa. dai, saltiamo, saltiamo. Ho capito, però io avevo tutto un percorso e tu me l'hai frantumato. Allora, prima di arrivare a parlare del karma, vorrei farvi vedere questo pezzettino di film che dura 1 minuto e mezzo, che vi farà capire Sì. molto bene quello che vi sto raccontando. È tratto
da un film spettacolare con Gary Oldman. Adesso ve lo mando in onda. Aumento anche perché dovrebbe sentirsi il parlato, si deve sentire dalle mie casse, credo. Francesco, ti prego di darmi l'ok. Sì, vai. Sentite? Sì, perfettamente. Certe Avete capito? persone non sanno esprimere un desiderio. Marco, spiega, Bene. spiega. Cosa hai detto, Nandra? Scusami. Ho ripetuto la frase del film. Ho detto certe persone non sanno esprimere un desiderio. Poi ho detto spiega, spiega, raccontaci quello che avevi in Si mente ancora nasconde in mente, dietro, perché è certo. interessante. Trovate su YouTube gratuitamente, che si intitola Statale 60, 60, sempre, sì. con Gary Oldman. È un film metafisico spettacolare, ricchissimo di insegnamenti, e lo trovate su YouTube. C'è questo piccolo cameo di Michael Fox. E il senso di questa piccola parte, che è proprio all'inizio, è sempre quello di dire che va tutto bene così com'è. E che è perfettamente inutile che noi proiettiamo le nostre vite sul sé, se avessi fatto questo, se avessi fatto quell'altro. Noi abbiamo questo percorso e ce lo stiamo facendo noi in questo momento. Pensa che cosa può accadere se avessi sposato questa o avessi fatto quel. Cosa ne sai? È un percorso che non esiste, che si annulla nel momento che tu decidi di prendere questa strada, ma soprattutto è l'approccio che tu dai. Gary Oldman cosa dice? Ah, avevo proprio deciso di comprarmi una bicicletta nuova. Non va a dire porca puttana la mia bicicletta, mentre quell'altro sacramenta. Quindi è sempre la reazione della persona, e torniamo sempre al solito discorso, che la vita è contrazione, quindi saper vedere le due parti che si uniscono, vederle come uno. Quindi che approccio io do alla mia esistenza? Partendo dal concetto che va sempre bene tutto così com'è. E questa scena per me è emblematica, d'accordo? È veramente. Marco, però poi parliamo del karma, promesso, però scusate, mi è venuta in mente una cosa. Le persone non molto fortunate, cioè ci sono persone, metti che insomma, hanno perso i figli, non hanno molti soldi, hanno difficoltà economiche, eccetera. E quello è il loro destino, ok? Tu se lo sono scelti loro, il loro programma, quello che abbiamo detto fino a qui. Fino a che punto tu puoi aiutare quella persona? Cioè, nel senso che se effettivamente ognuno ha il proprio destino, tu quanto puoi interferire con la vita altrui? Ma Non so tu se puoi mi sono interferire, spiegata. scusami, ci Sì. sono anime che decidono di essere un bambino che vengono investite sulle strisce pedonali a 6 anni e se ne rientrano. Hanno scelto quella vita, quel programma che dura 6 anni, che verrò investito sulle strisce pedonali. Che senso gli diamo a questo? C'è sempre un senso. Il mio maestro mi disse: ricordati che quella vita che lui ha scelto ed è un'anima superiore, evoluta, è come un sasso tirato nello stagno che genererà tante, tante onde, che andrà a risvegliare 3.412 anime, che grazie a quel rientro anticipato nel mondo reale ha fatto sì che ci sia un risveglio animico, che viene ovviamente sempre attraverso il dolore, perché il dolore è il passaggio obbligatorio. Quindi ognuno ha il suo compito da svolgere. Il problema qual è? È che non te ne rendi conto tante volte. Ma tu fai parte dell'ordine, anche se c'è il disordine dentro. Capite cosa voglio dire? Quindi traduco. Allora, c'è una persona che ha una vita sfortunatissima, perde figli, ha difficoltà economiche, insomma, non gliene va bene una, il marito la lascia, insomma, disperata. Arriva un'altra persona, l'aiuta, le dà una casa, un lavoro, la fa stare meglio. Se questa cosa capita, vuol dire che era nel suo destino. Se questa cosa Certo. non capita, vuol dire che non era nel suo destino. Tu la vedi così, giusto? No, Esattamente. per Il capire. destino è il programma della vita. Quindi nel programma della vita è previsto che a un certo punto incontro il cognato di Del Vecchio che si innamora di questa famiglia che ha ereditato anche lui e gli dà 1 milione di euro. Questo è il programma previsto di questa persona. Ma potrebbe anche non incontrarlo. Chiaro il concetto? Sì. Ma se era previsto, com'è che potrebbe anche non Ho incontrarla? previsto, è accaduto. O è accaduto o non è accaduto. Tu sei sempre lì in quel punto che non riesci a bypassare. Tu stai facendo oggi Nandra Schillirò e lo stai facendo giorno dopo giorno, lo stai facendo tu, ok? Questa Nandra
Tu sei te stessa seduta sugli spalti, ti sei già vista che stai facendo questo. Vista, accaduto, non previsto, deciso, fatto. Ok? È Perché solo il una tempo questione. non esiste? Perché il tempo non esiste, è solo una questione di tempo e questo vale per tutti. Perché ci sono i sogni premonitivi? Perché ci sono i chiaroveggenti? Perché ci sono le donne e le persone che sognano che accadrà qualcosa e poi accade? Vi racconto questa storiella che è veramente divertente, di un ragazzo di Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo, che mi chiamò a settembre di qualche anno fa, tutto preoccupato perché aveva fatto un sogno pazzesco. Aveva sognato che la sua fidanzata, il 21 di dicembre, si ricordava anche la data, che pioveva a dirotto, era atterrata a Punta Raisi perché era andata per lavoro a Milano e siccome la sua macchina era rotta, lo pregava di venirla a prendere all'aeroporto con la sua macchina. E lui, a Termini Imerese, tutto un sogno lucido, perfetto, ha fatto un incidente morto. Mi chiama e mi dice, lei mi deve aiutare, io che cosa devo fare? Io ho detto, calmati e guarda gli eventi. Osserva gli eventi e stai molto attento. Sparisce, non si fa più sentire. A fine gennaio questo mi chiama. Salve, salve! E com'è andata poi quella storia? E lui, ma lo sa che veramente la mia ragazza il 21 di dicembre è andata a lavorare a Milano e lo sa che veramente quel giorno pioveva a dirotto? Non mi dire, ma lei non ci crederà che quando è arrivata la mia ragazza veramente mi ha chiamato, non è una barzelletta, veramente mi ha chiamato perché la sua macchina l'avevo in panne. Ma non mi dire, veramente. E quindi cosa ha fatto? Mi ha chiesto di andarla a prendere. E tu ci sei andato. Col cazzo che ci sono andato! No, comunque riflettendo. Ridendo come un pazzo. Però questo è esattamente quello che accade. Sì. No, ma D'accordo? Perché riflettendo con i adesso su quello segnali che tu. arrivano, quante volte arrivano gli angeli così chiamati a prenderti e tirarti fuori? Quante volte nella near dead experience ti dicono torna indietro perché il tuo compito non è finito? Che ci sono tutte Sì. queste svirgolate, no? Quante volte accade? Tutto questo è perché lo vedono, è già accaduto. Stai prendendo quella traiettoria che ti porta inesorabilmente in quella strada. Capite No, cosa voglio allora, dire? no, io credo adesso di aver compreso e credo che fondamentalmente stessimo dicendo la stessa cosa. Sì. No, Avevo detto nel che senso che tu era dici, perché in sostanza tu dici, è come se quello che io sto facendo adesso, la me anima nell'altro mondo, diciamola così, l'ha già visto perché il tempo non esiste. divertente. Ecco, allora vista in questa chiave, ok, Sì. Esatto. E poi ci ci sei sto. arrivata. Ecco. Meglio tardi che mai, però non ti ho Allora, fatto senti, c'è diverse stato un domande. picco di esplosioni di ascolti quando hai mandato a cagare. Ci ho visto che c'è stato proprio. Siamo passati through. Dai, allora Marco, Ok. rispondi se vuoi la domanda di Samantha sul karma, perché guarda che io ti dovrei fare anche un'altra domanda. Allora, Marco, ti dico una cosa. Quando mi chiama Samantha e mi dice, Francesca, abbiamo organizzato, ho chiamato, ho contattato, abbiamo organizzato per fare una live. Io mi faccio il segnale, non sa quello che gli aspetta, povero ingenuo, sei finito nel mezzo, guarda tu. Ma io adoro, loro sono il mio mondo, quindi adoro enormemente. Tra l'altro, non so se lo posso dire, ma se volete sentire tutto quello che dico tutte le mattine, come Nandra, anch'io c'ho su un canale Telegram e quindi mi trovate, canale pubblico, iscrivetevi e mi trovate e ascolterete tutte le mattine qualcosa di importante che vi dico mentre andate a lavorare o andate a fare colazione. Allora, il karma. Samantha prima ha detto una frase molto emblematica. Ma voi ci credete o no al karma? E io vi rispondo, signori miei, che al signor karma non gliene può fregare di meno che voi ci credete o no, perché il karma esiste a prescindere. Il karma c'è comunque. Il karma è una legge superiore. È come se io vi dicessi, ma scusate, tu ci credi o no alla legge di gravitazione? No, non ci credo. Ma tu stai piantato a terra perché c'è la legge di gravitazione e grazie alla legge di gravitazione ti puoi alzare, puoi ballare, puoi fare. Se no, non lo potresti fare. Quindi è inutile che io sto a sentire se qualcuno ci crede o non ci crede. Il karma è una legge superiore che esiste a prescindere. Il karma è qualcosa di potentissimo. Perché? Perché innanzitutto agisce su quattro livelli e questo la gente non lo sa e lo deve sapere molto bene. Azione, verbo, pensiero e intenzione. Quindi questo karma, che adesso vi dico cos'è, come dire,
vi avvolge, fa parte della vostra vita su queste quattro funzioni, anche nelle intenzioni che avete verso qualcosa e qualcuno che magari non diventeranno mai esecuzioni. Chiaro il concetto? Il karma, e io vado a riprendere un'altra volta la grande Blavatsky, che lo coniò con questa piccola frase: legge della retribuzione. Beh, ci ho scritto un libro, La legge del karma, quindi potrete immaginare quanto abbia spaziato, ma voi rimanete fermi su questa parola: legge della retribuzione. Quello che tu semini è quello che tu raccogli. Però, siccome il karma non fa parte di noi piccoli, decide lui come e quando darti la retribuzione. Ecco che la gente molto spesso confonde la parola karma con: io devo andare a vedere che cacchio di vita ho fatto l'ultima volta perché c'ho una sfiga in questa. Non è che conosci qualcuno che fa ipnosi regressiva, sono massacrato di sta gente. Invece la gente non comprende che il karma, innanzitutto, è in questa vita che devi andare a valutare. È ora. Se volete, poi dopo che ho sentito Nandra, facciamo anche un piccolo test tutti insieme per vedere qual è il vostro livello di karma adesso, oggi. Lo vedete Volentieri? immediatamente? Sì, Volentieri? assolutamente. Sì. Però No, ricordatevi che beh, il tanto sul karma. karma siamo d'accordo, quindi non dobbiamo discutere perché la penso Karma. esattamente come te. Andiamo a vedere le immagini. Il karma diventa anche invisibile. Cosa vuol dire invisibile? Non è necessario che voi sappiate per forza come va a finire magari un'ingiustizia che voi avete ricevuto, perché anche augurare che a quello gli venga un canker, avete fatto un pensiero che vi tornerà indietro, perché tutto torna indietro. Quindi voi dovete semplicemente fare la vostra vita, che non è facile, sapendo che il karma comunque si muove per conto suo con tempi e metodi a voi sconosciuti. E siccome a me piace andare a prendere le storie un po' storiche, questo signore che voi vedete è il grande Geronimo, è l'ultimo grande guerriero che è stato veramente un grande perché lui non si voleva arrendere all'esercito degli Stati Uniti. Pensate che un piccolo gruppo di indiani teneva sotto scacco l'intero esercito. Ovviamente a questo punto il generale Mills, che comandava l'esercito degli Stati Uniti, cercò di trovare un accordo e inviò un uomo, che adesso vi faccio vedere, che è il colonnello Lawton, che qua vedete. Quindi il colonnello Lawton si reca da Geronimo, che già conosceva da tempo, con tutta una serie di condizioni. Cosa fa quest'uomo? Si siede, si mette a trattare e, attenzione, comincia a promettere delle cose di cui non aveva ricevuto autorizzazione. E quindi Geronimo si fida di lui e quindi si arrende, gli consegna le armi e questo signore diventa un eroe. Diventa un eroe, viene promosso generale, diventa generale Lawton, pur avendo promesso cose che non poteva. E quindi Geronimo finisce in una riserva che non era quella che aveva chiesto. E quindi Geronimo non riceve tutti i bestiame che aveva richiesto. E quindi Geronimo non aveva tutte quelle tribù che aveva richiesto con cui andare a vivere. Io non so, Geronimo, quanto gli girassero i maroni, non ve lo so dire, ma vi posso dire quello che è accaduto col karma a questo signore, che è veramente molto istruttivo, perché questo generale Lawton viene mandato a comandare la guerra delle banane, così chiamata, nel 1899 nelle Filippine. E una sera, rientrando al suo forte, passando col suo drappello in mezzo alla giungla, cade in un'imboscata pazzesca dove c'è uno scambio di fuoco violentissimo. E lui a un certo punto si ritrova fronte a fronte con un suo alter ego, un altro generale filippino. E il generale filippino è più veloce di lui, tira fuori la Colt, un solo colpo, e quest'uomo a 56 anni. E anche qui 56 ha tutto un significato. A 56 anni, con un colpo al cuore, muore. E voi direte: e beh, adesso vado io la firma del karma. Guardate come si chiamava il generale filippino. Generale Liserio Geronimo si chiamava. Liserio Geronimo. Quindi vedete, io non lo so se Geronimo Capigliano sia venuto a conoscenza, molto probabilmente sarà venuto, non c'è mica Google allora, sarà venuto a conoscenza di questa notizia. Però vedete che il karma, con i suoi tempi e metodi, ha chiuso esattamente il cerchio. E vi ricordo una cosa, che il karma è altamente personale, intimo, sono fatti vostri. È inutile che andate a condividerlo, a cercare intorno con le vostre amicizie. È una roba che vi arriva per voi e basta. È inutile che vi lamentate, ve la prendete nel bene
e nel male. E ricordatevi, quando vi dico che il karma è legato al fattore tempo, se voi rubate una mela fuori dalla scuola, al liceo, avete 15 anni e non avete fame, l'avete fatta in barba al fruttivendolo che non se n'è accorta, voi quella mela la pagherete cara, perché il karma è anche proporzionale. Quindi se tu rubi una mela, è molto facile che 20 anni dopo, a 35 anni, sei in vacanza a Cortina d'Ampezzo, ti svaligiano una casa. Capite qual è il senso? Sapete qual è il problema? Che voi non vi ricorderete della mela rubata. Se voi me la ricordaste, direste, cacchio, ho capito cos'è il karma. Capite il senso che voglio dire? Adesso do la parola a Nandra. Sì, sul karma io poi vediamo se Samantha vuoi aggiungere Samantha qualcosa sul karma, perché io sono d'accordo con quello che ha detto Marco, prima di farti la domanda, Marco. Samantha. No, non Samantha. aggiungo nulla perché sono ipnotizzata dall'energia dei nostri ospiti, Francesco, questa sera. Prego. Allora, vorrei farvi Allora, la domanda, affascinare, l'ultima siccome domanda, ah, scusa. poi mi fai la domanda, perché voglio dire questa cosa perché è veramente molto affascinante, perché Samantha ama profondamente Shakespeare. Mi metti per intero la foto che adesso ti fa. Eccola lì, perfetto. Allora, osservate questa foto che ha fatto il giro del mondo, ma io ve la voglio esporre a modo mio perché a me questa cosa mi fa impazzire. Il ragazzo a sinistra è Adam Schumann, noto attore inglese. Il dipinto a destra è William Shakespeare. Indiscutibile che questi due volti si assomigliano in modo Certo. pazzesco. Ci siamo Sì, fino a qua? Ok. sì. Sì, è Andiamo di. incredibile. La Sì. ragazza che vedete di sotto è Anne Hathaway ed è un'altra attrice Sì, inglese, sì. compagna innamoratissima di Adam Schumann. E attenzione, anche lei è identica al dipinto di destra, che è la compagna di Shakespeare. E guarda caso, la compagna di No. Shakespeare si chiama Anne Hathaway, esattamente come Anne No. Hathaway di Adam Schumann. E a questo punto andiamo a chiudere il cerchio dicendovi che il signor Shakespeare è il più nominato da tutti gli uomini dei secoli a venire, dal 1600 in poi, per quanto riguarda la conquista di una donna, di un sonetto diventato eterno. Una vita non mi basta per amarti, ti prometto di amarti anche nella prossima. E guardate che arriva Adam Schumann e Anne Hathaway, che sono identici a William Shakespeare e a sua moglie. Questo per me è il messaggio, è la magia, è il romanticismo che nulla accade per caso. Per me questi due potrebbero essere tranquillamente le anime in questa epoca di Shakespeare e sua moglie. Beh, bellissima, questa qua è Era veramente. bellissima. Ah, una Ci domanda siamo ce l'ho, sciolti. Francesco, una domanda. È una domanda romantica. Marco, tu che hai sentito tante storie di coincidenze sincroniche, ti sarà capitato sicuramente di una coppia come quella che ci hai raccontato ora, che probabilmente è stata insieme in una vita precedente. C'è qualcuna che ti ha particolarmente colpito che ci vuoi raccontare? No, io più che di queste storie sono pieno. Proprio domani mattina manderò un vocale su queste coppie karmiche, quindi proprio io ci sguazzo dentro, ho un archivio enorme. Ma vedete, più che andare in queste storie d'amore, adesso torno a prendere il mio PowerPoint, vi faccio vedere due foto, una foto con due donne di 107 anni, per farvi capire un altro senso della vita. Eccole qua. Si vedono, Sì, Francesco? perfettamente. Sì. Ok. Non le conosciamo, ma si vedono. Per farvi capire il senso di quello che vi voglio dire, queste due donne, nobili donne di Conegliano Veneto, avevano 107 anni, nubili, mai sposate ed erano amiche da 100 anni. Ma voi immaginate che amore è essere amiche da 100 anni? Erano dentro la stessa residenza per anziani di livello a Conegliano Veneto e a 107 anni, nel cuore della notte, nella sua stanza, Alberta Fabris serenamente, te credo, spira. Ok? Dopo 2 ore, in un'altra stanza, quindi non era ancora arrivata la notizia, Teresa Giuliani stava bene quando è andata a dormire, spira anche lei. Se ne vanno insieme la stessa No. notte. Questa è la magia. Perché? Perché ricordatevi che noi siamo qua
finché abbiamo delle motivazioni. Che altre motivazioni potevano avere queste due anime se non quelle di alzarsi la mattina insieme e andare a fare la loro giornata? Le anime non hanno bisogno di telefonarsi, le anime se ne vanno. Capite che cosa voglio dire? Questo è per me un disegno karmico. Come quello che è accaduto anche a quest'altra slide, che adesso vi faccio vedere, ed è la storia più allucinante che io abbia mai raccontato in tutti questi anni, ed è realmente accaduta, tant'è che la notizia sul Corriere della Sera divenne uno dei punti di forza degli spettacoli di allora di Maurizio Di Battista, mi pare che sia quel comico romano che fa vedere sempre gli articoli di giornale, perlomeno una volta li Sì, faceva sì. vedere. Sentite questa Sì, donna, sentite questa storia. Una donna di Budapest, di 35 anni, sposata, innamorata persa di un ingegnere italiano, vivevano in questo palazzo d'epoca al secondo piano di una via centrale di Budapest. La sua motivazione, pur non avendo figli, era l'amore, tipico di ragazze dell'est, era l'amore per quest'uomo. Era una donna felice. Quella mattina la donna in servizio chiama dicendo che ha un contrattempo e non può venire. Poco male, questa ragazza comincia a fare le cose più importanti e a un certo punto vede la giacca del marito messa ancora sulla sedia e quindi la prende e la porta all'armadio. Mentre la appende sull'armadio, vede che dentro la giacca c'è un angolino di una busta bianca. Quindi la tira fuori, incuriosita, e vede che è indirizzata a una donna che non è lei. E quindi, ancora più incuriosita, la apre, la legge e scopre che il marito aveva un amante. Si era dimenticato di imbucare la lettera. In quel momento la sua motivazione finisce. Comincia a vedere tutto nero, scappa in bagno, vomita tutto, riparte per il salone, tutto succede in una manciata di secondi, piangendo a dirotto, apre la finestrona, si mette sul davanzale con in mano questa lettera, piange a dirotto, il viale alberato, la gente che passeggia, le macchine che scorrono, nessuno si accorge di niente, succede tutto troppo pochi secondi. Questa non ce la fa, è una cosa violentissima, chiude gli occhi. E si va a sfracellare sul marciapiede. Solo che invece di sfracellarsi, prende un passante in pieno, lo uccide sul colpo e lei si salva con un sacco di fratture. Ma la cosa pazzesca, la cosa allucinante, la cosa incredibile è che il passante era il marito che stava tornando a casa. No, Vabbè. allora io questa storia l'ho è fatta e l'ho portata. shakespeariana. L'ho fatta e l'ho portata anche qui a studiosi, mi hanno detto che se questa donna avesse visto il marito e si fosse buttata giù per Di prenderlo, non proposito. l'avrebbe preso. Questo per dirvi come arriva il disegno, l'ordine e il disordine. Tu devi morire, lei deve andare avanti. Capite? Noi dobbiamo lasciarci affascinare da tutto quello che ci accade, ricordandoci che ci sono delle regole del gioco. Per esempio, il karma è la regola numero uno. Ovvero, innanzitutto, io arrivo su questo mondo e ho un magazzino invisibile qua dietro. Cosa mi sto portando? Punti a favore o punti a sfavore? Mi sto portando povertà, miseria o mi sto portando qualcosa di bello perché ho distribuito, ho retribuito nelle vite precedenti? Quindi, con cosa sto arrivando io qua? Qual è il mio peso karmico all'arrivo? Qual è il mio punto di partenza? In una classifica di calcio, che faccio? Parto da meno 10 a 0 o da più 10? Quindi a questo punto arrivo al mondo e faccio la mia partita. Ho passato il fiume dell'Ete, il fiume dell'oblio, e quindi ho quello che riesco a fare. Come faccio a recuperare terreno? Posso solo peggiorare o migliorare la situazione. Capite cosa voglio dire? Avete carta e penna? Siete pronti, carta e penna, tutti quanti? Vi Ce faccio un l'abbiamo. piccolo test e vi dico subito Aspetta, che peso aspetta. karmico Allora, ho. aspetta, aspetta un No. attimo che prendo anch'io carta e penna. Oh. Francesco, dopo? Sì. Francesco, prima di chiudere la puntata, volevo fare un'ultima domanda a Nandra Marco, Sì, vai Ma io tranquillo. ho una domanda velocissima a Marco, però, Sì, quindi io te la pure ho posso una domanda, posare? però a me stesso, ma chi mi manda a mettermi in questi guai? Allora, velocissimo, prima di fare il test, Marco, io avrei voluto chiederti se ci sono, perché per me chiaramente ci sono, se ci sono dei segni che permettono ad una persona di capire che è nel suo destino, che è sulla strada giusta e soprattutto come si concilia, ecco, questa domanda va bene, il problema arriva adesso quando ti chiedo come si concilia questo col discorso del libero arbitrio, cioè del fatto che noi quando siamo anime ci vediamo, diciamo, prima,
della vita di adesso, in sostanza, cioè prima di essere qui sulla Terra, noi abbiamo già visto quello che avremmo fatto. Questo significa che fondamentalmente i segni non ci possono essere da questo punto di vista. Allora io vorrei capire come le due cose si conciliano. Allora, tu giustamente fai dei ragionamenti molto umani, molto terrestri, ma quando noi siamo di là, ricordatevi che questo è un game e quindi io vedo la vita di qua come un game. Quindi non mi Ok. faccio delle pieghe mentali, capisci? Non ci sono, non esistono. Si dice che quando va di là, noi abbiamo per 3 giorni questo famoso corpo eterico che è impregnato di umanità. Poi quando diventiamo corpo astrale, stiamo già entrando nella parte divina. Il corpo astrale è impregnato di emozioni, le famose emozioni di cui noi dobbiamo liberarci. Ecco che c'è il famoso rivisitazione della vita, c'è il famoso, insomma, sono tutta un'altra serie di argomenti. Però il fattore terrestre, come noi stiamo chiamando, già perde la sua importanza, già si è, dura 3 giorni. Perché si dice di non cremare i corpi per 3 giorni? Perché potenzialmente noi col corpo eterico potremmo tornare in vita entro i 3 giorni. Il famoso filo d'Arianna, il filo argentato, che non si è spezzato, non si è reciso completamente e quindi potrei tornare a respirare. Può accadere, è accaduto. Quindi lasciamo questa parte del gioco qua dentro, no? E io ti dico, ti rispondo in questo modo. C'è un detto che dice che quando la mattina tu ti alzi e sei felice, stai bene, sorridi e non hai nessun motivo per esserlo, vuol dire che la tua anima ha fatto un passo avanti nella sua evoluzione. Vabbè, mi hai risposto. Eh? Mi hai risposto. Questo È la mia risposta, insomma. Quindi, ok, a posto. è. Grazie. Ok, io e te ci intendiamo a meraviglia. Io e te sicuramente Dai, eravamo. facciamolo. Io e te sicuramente eravamo nell'arena del destino insieme, nella stanza di compensazione prima di scendere. Ci siamo fatti delle risate e poi siamo arrivati qua. Di questo ne ho È la certezza. probabile, è sicuro. Credimi. Allora, facciamo questo gioco. Attenzione. Prendete carta e penna e dobbiamo Ce vedere l'ho. se voi siete in debito o in credito. Ok? Dovete, adesso mi metti a schermo pieno perché vi faccio vedere un foglio. Io sono a credito. Nandra. Ma allora, innanzitutto hai già cannato perché quello che sto per spiegare io è esattamente l'opposto, ok? Adesso capirai perché. Allora, io Vai. adesso vi dico di mettere queste voci. Dovete Sì. mettere 07. Sì. Scrivete tutti voi che mi state 07 seguendo. 7 14 714. 14 21 Poi amore, amore lavoro, lavoro salute, salute denaro denaro. e godimento. Godimento non è inteso come orgasmo, ma godimento della vita. Ok. Sono 8 punti. L'avevo intuito. Prego, Vai. ok. Vedete che in alto Sì. Perfetto, ho messo D e C. sì. Sì. Ok, a questo punto, se avete fatto questo schema, ricordatevi quello che vi sto dicendo, premesso che nella mia parte dispositiva, prima che la LIAT mi facesse fare il salto quantico nel karma, dovevo spiegare cosa accadeva nei 07, 7, 14, 14, 21, quindi adesso non lo posso spiegare, ma fate voi un esercizio di velocità e cercate di ricordare la vostra vita che è suddivisa sempre per settenni e ricordatevi che voi fino a 21 anni siete stati tutti vittime, non siete protagonisti della vostra vita, Sì. siete vittime e ricevete inculcati condizionamenti di ogni genere, credenze, le famose credenze, vi dicendo. Bene, a questo punto voi giratevi con gli occhi chiusi e osservatevi 07, 714, le elementari, le medie, 14, 21, il liceo, i primi innamoramenti, le emozioni, bla bla bla, l'università, il lavoro, quello che è. Sono i vostri 3 periodi. Se voi di tutte queste voci, quindi non solo i primi 3 settenni, ma arrivando ad oggi, l'età che avete, in amore, lavoro, nella salute, col denaro, e col godimento della vita nel senso lato proprio, ritenete di essere, aver avuto tanto, quindi avete avuto belle storie d'amore, non mai avete avuto problemi, avete avuto una bellissima infanzia a 7-14, dovete mettere una X sotto la colonna D.
ovvero voi karmicamente siete in debito, vi dovete sdebitare. Chiaro il concetto? Se invece avete avuto un 14-21 di merda, Sì. oppure avete avuto in amore tanta sfiga che avete solo preso in culate pazzesche, oppure vi mancano sempre i soldi per mancare, per pagare le bollette, dovete mettere una X sotto C, perché C vuol dire che io sono in credito, io devo prendere, devo ricevere. Quindi o siete in debito, mi devo sdebitare, o siete in credito, devo ricevere. Attenzione, per certe voci potete mettere sia uno che l'altro, perché magari uno dice, ma è un po', non è proprio tutto da una parte. Potete mettere una X sia nella C che nel D. Io spero di essere stato chiaro, donne, cosa ne dite? No, chiaro, chiaro. Allora, fate l'elenco e Sì. attenzione, alla fine guardate se c'è uno scompenso o siete in equilibrio. Ovvero una buona risposta potrebbe essere 4 e 4, 5 e 3, 5 e 5. Se invece voi avete 6D e 2C, per dire, vuol dire che vi dovete dare da fare, vi dovete dare da fare per dare, perché state prendendo troppo. Questo è il karma. È chiaro il concetto? Allo stesso modo, se siete nel C, cioè avete 6C, e 2D, quindi avete sofferto come delle bestie, dovete fare qualcosa per cambiare questo karma. C'è qualcosa che non funziona. Dovete avere il coraggio di prendere la vostra vita per le corna e modificare qualcosa, uno alla volta magari, la salute, il lavoro, l'uomo, la città, il denaro, qualsiasi cosa, dovete intervenire, perché la vita è tutto sempre equilibrio. Nanda, quante croci hai in C e D? E ti avevo detto che ero a credito, 4 a credito e 3 a debito. Scusa, sono 8 voci. E perché me ne manca una allora? Sono rincoglionita. 3, 6, 7, 8. Ah sì, perché ho saltato una riga. Hai ragione. Andiamo da Samantha, poi me lo E ridici. allora, Samantha, e allora, vai, allora, credito. Marco, tu hai detto che alcune voci potevamo mettere due sì, croci, giusto? Se non era andata malissimo. certo. E io penso di essere stata giusta nel mettere tante volte due croci, perché bisogna essere onesti con se stessi. Ok, quindi la somma cosa Quindi dà? di debito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, ho più credito che debito. Me le vuoi Ho dire? più Fai la credito che quantità. debito. Allora, debito 1, 2, 3, 4, 5, 6, credito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne ho una in più di credito. Poi lì sarebbe ad andare ad analizzare dov'è il credito, no? Rapportato al debito, capito? Comunque sia, tu sei in equilibrio, va Certo. bene. 7 va bene. Sì. Nandra, tu sei? E 5 credito e debito 4, perché anch'io ho messo la doppia. Benissimo. Perché Quindi anche ho messo sei la comunque doppia fondamentalmente perché non mi ricordo tutti gli accadimenti della mia vita. sei Cioè, una mi donna. ricordo che è andata meglio degli anni, dei 7 anni precedenti, però non ricordo queste grandi cose, Sei una insomma. donna in equilibrio comunque, e comunque sai quali sono i punti su cui devi lavorare, sdebitarti per certe cose. Io faccio un esempio stupido, ma per farvi capire, se io ho sempre avuto, sono sempre stato benestante, sto bene col denaro, a me piace ogni tanto, senza andarla a raccontare, perché ricordatevi che il perfetto valore, ho detto perfetto, il perfetto valore di un essere umano sta nel compiere grandi gesti di altruismo e non dire mai nulla a nessuno. Questo è il perfetto valore. Io mi empio di quello che faccio. Non ho bisogno che la gente mi faccia l'applauso, la pacca sulle spalle, la targa, la coccarda, non mi interessa. Il perfetto valore è fare del bene nel mio silenzio. Come quando leggete quegli articoli sui giornali, Samaritano invisibile dona un rene a uno sconosciuto, non vuole che vengano rilasciate le proprie cenalità e scompare. Chissà che debito karmico aveva uno da andare a togliersi un rene per salvare la vita a uno che manco conosce. Questo per me è il perfetto valore di un essere umano. Quindi karmicamente io mi devo Certo. sempre mettere a... Scusa, cos'era quella frase che è venuta fuori? Che non ho vista, me la rimetti? Nel frattempo che lui la rimette, ti faccio una domanda. E se uno invece ha il debito nelle fasce di età, come ci va a lavorare? Io sono a credito, ma trovo sempre la banca del karma chiusa.
Vabbè, questo è uno, caro Davide, da prenderti e farti un bel coach di quelli tosti, veramente. Non riempitevi di alibi tutte le volte, non riempitevi. C'è sempre una soluzione, sempre, da qualsiasi situazione, sempre, ricordatelo. La banca del karma chiusa, proprio questa mi mancava. Dicevi, Nandra, scusami. No, mi domando se uno ha un problema sulle fasce di età, mettiamo una fascia di età, che ne so, 7-14, perché tu come fa poi ad andarci a lavorare sulla fascia d'età? È una bella domanda questa, e si può, perché devi sapere, anzi penso che tu lo sappia, che sono quelle che si chiamano le memorie cellulari. E Sì. io ho fatto uno studio in questi ultimi anni su come si fa a resettare la memoria cellulare, la quale memoria, andando in apoptosi, quando la cellula va in apoptosi e trasmette, quindi deve per forza morire, se no noi avremo la pelle dura come il cuoio, quindi la cellula deve Certo. morire. Noi ogni 7 anni cambiamo completamente tutte le nostre cellule. Quando la cellula va in apoptosi, trasmette l'informazione alla nuova cellula, le dice: ehi, guarda che io faccio parte di Nandra che a 8 anni ha avuto uno shock della Madonna e quindi questo è lo shock e tu lo devi prendere, capito? Ah, sì, ok, ah, questo è lo shock e tu vai avanti tutta la vita come un loop che si ripete con lo stesso shock. Immagina le persone che hanno il panico entra in ascensore, non sanno manco perché, e magari 50 anni che ci entrano, perché le cellule sono fuori dal tempo, anche loro purtroppo, e quindi ti fanno ripetere sempre lo stesso tipo di trauma. Quindi tu devi tornare a quell'età, c'è un protocollo che io ho preparato, a quell'età e resettare, liberare per sempre quelle cellule, in modo tale che la cellula nuova non ha più quel trauma e funziona da meraviglia. Io guarisco una marea di gente ed entri nel campo morfico. Tu lo sai cos'è il campo morfico, Sì, vero? certo, lo sappiamo, lo conosciamo. Entri nel campo Sì. morfico e quindi la tua vibrazione esplode perché è cambiata. Qual è la tua vibrazione dominante? È una vibrazione dominante negativa o positiva, pertanto per cambiare? Tutto arriva da tutta questa eredità cellulare e da come tu sei venuto fuori nella tua vita. Ma qui apriamo degli argomenti troppo, troppo vasti, però è possibile. La risposta sì, è possibile. Assolutamente. Molto interessante. Francesco, volevo fare quest'ultima domanda. Allora, prima Marco ha detto una cosa bellissima, la motivazione che ognuno di noi deve avere nella propria vita. Per me è il cuore, il motore della vita. Ok, Marco, qual è la tua motivazione? Si è bloccata, non ho sentito. Francesco, vieni tu in aiuto? No, no, Sì, vengo io, no. ho capito quello che ha detto. Ha Oh, detto qual scusami, è ho la tua detto qual è. motivazione? Sei un po' frammentata, Ripeti, Samantha. ripeti, Samantha, dai, ripeti, ripeti la domanda. Allora, mi dispiace, ho detto qual è la tua motivazione anche a Nandra? Qual è la vostra motivazione in questa vita? Delle volte probabilmente fa anche rima con missione. Qual è quella cosa che ti anima al mattino Certo. e ti dà quella spinta, quel motore per aprire gli occhi? La motivazione è ovviamente il faro del compito. Quindi tu esegui un compito perché sei motivato, ok? Io ho scoperto questa motivazione l'ho scoperto negli anni, ma diciamo la fase, la rampa di lancio è stata la morte di mia madre. Quindi nel momento in cui io ho partecipato a un evento così drammatico, dove è accaduta la madre delle mie coincidenze soprannaturali, di cui ancora oggi rimango affascinato, lì è partito lo schema dove io facevo tutt'altro mestiere, ero un gestore di alberghi, e però mi sono appassionato e quindi ho fagocitato libri su libri fino a quando a un certo punto ho incontrato il mio maestro che mi ha preso per mano. Il maestro appare quando l'allievo è pronto, mi ha preso per mano e per 12 anni non mi è più mollato. Io vi assicuro che mi ha portato a vedere cose che voi umani non le posso raccontare perché sennò mi pigliano per pazzo, ma a me non ne frega niente. Io l'ho vista e io ci credo. Io sono peggio di San Tommaso, ricordatevelo sempre: peggio di San Tommaso. Non credo a nulla se non ne ho la certezza. E quindi, grazie a questo salto che ho fatto con lui, ho scoperto che il mio compito è la comunicazione. La comunicazione legata a cosa? Quindi, libri, parlare, formare, dire, ma qual è il punto? Il punto è
prendere per mano il più possibile grande numero di esseri umani e portarli avanti in questo cammino. Non vi nascondo che il mio progetto con la P maiuscola, che io devo assolutamente portare a termine e che è veramente enorme, ma io lo so che lo farò, perché c'è l'ordine delle cose che mi sta proprio portando su questa cosa, è quello di aprire un centro mondiale di ricerca sull'esistenza delle prove laiche della vita dopo la vita. Un punto di ritrovo, un punto di scambio, dove ci sono conferenze, convegni, sale di prove, un centro che sia conosciuto in tutto il mondo e che tutti vengano là per questo, perché la gente ha bisogno di questo. Che Una San bello! Pietro, laica, per dirvi. E io per arrivare a questo devo arrivare con degli step. Per esempio, uno step ha una funzione anche, dato che nulla accade per caso, i miei figli. Mio figlio maggiore farà con me uno spettacolo tra 2 anni. E sarà uno spettacolo sul destino e le coincidenze. E io lo sto già scrivendo e lui è già pronto. È come se tu vedi che tutto si sta incastrando, tutto va esattamente dove deve andare. Quando invece non va, è perché sei tu che perdi tempo. Spazio-tempo, libero arbitrio, sei tu che perdi tempo e freni, ce l'hai questo. Capisci? Poi ci vai a sbattere la testa e torni in carreggiata. Chiaro il concetto? Yes. Sì, non sono concetti facili, da comprendere, E però è molto invece per bello questo tuo Landra? progetto. Per me non Landra? voglio rubare, sì, non voglio rubare Bello, bello. spazio a chi ci ascolta da casa, però la mia motivazione, quella che mi fa vivere, mi fa aprire gli occhi ogni mattina, è l'amore. Sarà anche perché sono donna, ma l'amore non soltanto l'amore per un uomo, ecco, io intendo proprio l'amore per tutto, per la vita, che mi ha fatto capire poi che quello che io da sempre probabilmente ho nel DNA è il desiderio di aiutare gli altri, che poi è stato declinata in vari modi nel corso della mia vita, no? Facendo la poliziotta, scrivendo libri, e adesso non lo so se si declinerà in nuovi modi, insomma, lo vedremo. Però Comunque, questa spero necessità di far capire alle persone che la cosa più importante da fare nella vita è essere se stessi, quindi la vera libertà è quella di essere se stessi. Andrea, È anche la più comunque hai detto difficile. che sei una grande comunicatrice, ricordatelo. Sì, questo Ma sì. quello se io ti ringrazio, pensa che io in realtà parlo veloce perché non vedo l'ora di finire e di stare zitta. Quindi, cioè, in realtà a me parlare non piace, pensa un po'. Mi piace Ma di più ascoltare, però è così. Grazie Marco. bene, Ma allora io guardami che Landra direi. è. Sì, vai Samantha, dai. Kenandra è molto, molto, molto più di quello che voi vedete, ve lo posso garantire, ma Ah, sei molto troppo di più. buono. Ricordate queste parole. Beh, Sei troppo allora buono. No, io no, no, direi di non è un riservarci gli complimento da ultimi donna, 10 minuti ragazzi. alle interazioni con gli amici da casa, perché abbiamo fatto già 2 ore di trasmissione. Personalmente non mi stupisce quello che stai dicendo, quindi sono perfettamente d'accordo. Ah, vabbè, siete Sì. Va troppo carini. bene, allora detto questo, vediamo se abbiamo qualche amico da casa che vuole intervenire. Ma... Sì, Anche un finale che vorrei fare, che vorrei coinvolgervi. va bene, va bene. Ok. Quindi Ok, se non ci sono guarda. domande, io avrei anche un piccolo finale Sì, da no, fare. allora lo guardiamo. Vogliamo vedere No, prima il finale, prima le domande? è un finale proprio da sipario che cala, quindi se ci Ah, sono le domande. ok. Allora facciamo una cosa, ce ne andiamo sul nostro. Va benissimo. Allora ce ne andiamo prima sul nostro canale Telegram, vediamo se c'è qualcuno che si vuole prenotare per fare una domanda. Tra l'altro, come dire, sono cresciute le connessioni durante tutta la puntata, segno che man mano che arrivano le persone sono rimaste incollate, quindi non è scemata per niente l'attenzione, anzi è sempre salita, siamo insomma oltre 400 persone collegate, il che vuol dire che è Grazie, sul sono nostro incredibile. secondo canale, sul canale in riserva, diciamo, non è perché il primo ce l'hanno bannato. Do questa informazione, sul primo canale torneremo a ottobre, dal primo ottobre. Prima non è possibile perché insomma YouTube ci ha bloccato abbondantemente. Allora, detto questo, vediamo se c'è qualcuno che si prenota, se no ce ne andiamo direttamente. C'è un audio messaggio che è arrivato, te lo faccio sentire e poi insomma andiamo sul nostro canale. Eccolo qua, vediamo, mi monitoro anch'io l'audio. Ecco qui. Domanda. Buonasera Francesco, sono Antonia. Volevo chiedere ai suoi ospiti, anche a lei,
E anche a te, scusami. E cosa ne pensa, no? Sulla dichiarazione di quel ragazzo che è un genietto, Max Logan, se non sbaglio, che dichiara che il CERN, con l'esperimento della ricerca del bosone X, ha cancellato il nostro universo, proiettandolo verso il multiuniverso. Se fosse così, il nostro corpo è come se fosse un avatar, quindi come si rapporta questo, quindi con l'anima e la morte? E poi una curiosità, ho visto anche la pubblicità che fa il CERN con i propri ingegneri che insomma ballano, fanno delle danze, un po' imitando, no, le onde, l'aria, insomma i quattro elementi, un po' molto particolare. Ok, comunque la mia domanda era quella rivolta quindi al senso dell'anima e della morte in questo multiverso. Grazie. Sì, non so se vi è stata chiara la domanda. Ma io arrivo da un altro mondo, quindi sinceramente sapere questo multiverso, l'anima, l'avatar, io sono più lineare, quindi ammetto sicuramente l'esistenza del multiverso. Ammetto l'esistenza di essere qui in questo momento a parlare e di essere tra 500 anni a fare una cosa e 500 anni fa tutto insieme, per dire, perché il tempo non esiste. Ammetto l'esistenza di essere in altri pianeti, ma cosa parlare della morte o del corpo dell'avatar? Sono delle porte di accesso, no? E di uscita, quindi sinceramente non vedo la necessità di entrare in questo argomento che prima non lo conosco. Secondo è un po' ostruso, quindi non vedo il senso, però ammetto l'esistenza. Questa è l'unica cosa che posso dire. La mia risposta è simile a quella di Marco, cioè nel senso che a me ha fatto pensare al mio libro, però il mio libro è Aurire Spiritual Fantasy, però si parla di multiverso, di dimensioni parallele, del tempo che non esiste, però non so rispondere alla domanda della signora, mi dispiace. Ok. Va bene. E vediamo se abbiamo qualche domanda, qualcuno che si è collegato sul nostro canale Telegram. Se no, ce ne andiamo direttamente, anche perché abbiamo fatto eccolo qua, un attimo. Finale. Sì, no, 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 aspetta che ce l'abbiamo la domanda, eccola qua. Aspetta che ce l'andiamo, sì, va bene, sono qui, eccolo qua. Fabio Agnolucci. Aspetta che l'attiviamo. Consenti di parlare. Fabio, buonasera, ciao caro. Ci senti? Ah no, aspetta che non ho acceso il microfono. Consenti di parlare. Fabio. Buonasera a tutti e Ciao caro. buonasera. soprattutto un saluto, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Sempre, sempre molto puntuali. Avrei una domanda di questo genere. Stasera abbiamo parlato di karma, di destino. Esiste un karma di popolo, un karma di nazione dove ognuno di noi si aggancia? Yes. Ok, E grazie, come? Fab. Bellissima domanda. Scusa se apro una Già. parentesi. Samantha, per un attimo mi sei sembrata Sharon Stone della mitica scena del film Basic Instinct. Hai fatto un accavallamento di gambe con questo vestitino che hai, che era veramente uno Wow. spettacolo. Guarda che tu l'hai conosciuta. A Samantha il video non le rende Guarda. giustizia. Perché Samantha è molto, molto più bella di come appare in video. No, no, l'ho vista, è molto bella. Sì, l'ho Sì, vista. infatti l'ho detto. Sì. Ok, chiusa questa piccola È così. digressione. Sì, anche qui l'ho trattato in parecchi miei libri, ma la cosa interessante è che esistendo il destino della nazione, ma esiste un destino anche di una città, e esistono dei destini di certi popoli che vengono modificati addirittura da un piccolo gruppo di persone. È come se fosse una cosa che sta in un equilibrio precario e poi arriva un piccolo gruppo di persone che sbaraglia completamente tutto il resto, perché basta quel poco che ti fa portare la leva dall'altra parte e cambia completamente il destino di tutta la nazione, di quell'umanità. Vorrei farvi un esempio storico eccezionale, che è la famosa dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, dove c'era per esempio dentro Benjamin Franklin e tanti altri, erano in 56, che erano arrivati da tutti gli stati americani e scrissero semplicemente una lettera al re d'Inghilterra che loro non accettavano più
tutte quelle regole, quelle leggi, quelle imposizioni dettate dal popolo inglese. Per il re quello era una dichiarazione di guerra, anche se di fatto non era stato scritto che noi le dichiariamo guerra, ma era come dire una reazione, un qualcosa che non mi sta bene. E quindi iniziò la famosa guerra di indipendenza. 56 firme hanno generato la guerra di indipendenza dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Questo per dirvi che ci sono certi momenti in cui la famosa entropia entra dentro la nostra vita senza neanche che ce ne accorgessimo e spariglia ogni cosa, esattamente senza che le persone se ne rendano conto, si ritrovano dentro. Quindi questo può accadere in un qualsiasi momento e in qualsiasi destino di qualsiasi nazione. Quindi la risposta è sì, esiste un destino e un karma del mondo, il re del mondo, il mondo stesso c'ha il suo karma. E poi ci sono le varie nazioni, e poi ci sono le varie città, così come c'è l'individuo. Quindi la risposta è sì. Bellissima domanda. Sì. Andiamoci a guardare... Cioè, allora, vediamo un po', perché avevo messo da parte una domanda. Se riesco a trovarla, era quasi... Un attimo solo, datemi... Stavo controllando un po' di cose, c'era una bella domanda che avevo visto. Sì, vai, vai, Samantha. Eccola qua, l'ho trovata. Allora, ve la faccio vedere. Avrei una domanda. Il destino può essere considerato la coscienza originaria, la fonte primaria, e può parte di quella coscienza che mi abita avere architettato la mia vita fin dai più piccoli particolari? Come si chiama il pusher di questa... Ross 76. No, Ross 76 ha fatto la domanda. Il pusher di Ross non lo so. Avrei una domanda. Il destino può essere considerato la coscienza originaria, la fonte primaria? No, il destino, forse non c'era all'inizio di questa nostra bellissima diretta, è il programma della tua vita. Quindi non lo puoi considerare qualcos'altro. È il programma della tua vita, che tu svolgi ogni giorno quando ti alzi. Punto. Sì. Quindi non possiamo andare a fare delle considerazioni primarie o la coscienza che poi detta... cioè, sono tutte, diciamo, pensieri... se vogliamo, veramente belli, fantasiosi, ma che escono da una linearità della vita che è molto più semplice di quello che noi riteniamo, perlomeno all'apparenza. Sì. Okay, va bene, Marco, allora io direi, visto che abbiamo fatto oltre 2 ore di puntata a questo momento, di chiudere col botto, no? Hai preparato qualcosa? Direi di... quella condivisione la possiamo chiudere, Marco, sì? Del video, sì. Grazie, allora, Marco. Grazie, veramente è stata una straordinaria conclusione, devo dire. Sono arrivati, stanno continuando ad arrivare tanti tanti messaggi di ringraziamento. Vabbè, è chiaro che è stata una serata ricchissima di temi. Molti chiedono quando torni per approfondire questi argomenti. E sicuramente ormai aspettate che mi ci metto pure io, se no non mi ecco. Magari sicuramente con la prossima stagione, perché andate sul mio sito marcocesaticassin.it. Certo, no, ma c'è tutto in descrizione. Nei corsi c'è tutto in descrizione. Il canale Telegram, che è importante, se volete scrivermi invece io rispondo sempre a tutti. scuoladeldestino@gmail.com. scuoladeldestino@gmail.com. È stato un grande piacere avervi avuto qua, ma soprattutto aver scambiato con queste due meraviglie questa serata. Che sia di grande auspicio, Nandra, questa serata, molto importante. Grazie, grazie con tutto il cuore. Bravo. È stata una bellissima serata, grazie, grazie molto, a tutti. Molto simbolica, direi, quindi per me molto importante. Bene, allora dai, procediamo con i saluti finali, passiamo la parola prima a Samantha. Forza Samantha, aspetta, dove sei? Vai. Ciao Francesco da Bali, saluto. Vabbè, sì, no, intanto grazie, non ci fai Francesco, morire di invidia per questa bellissima serata. Va bene, ok. Grazie per questa bellissima serata, grazie a Marco, grazie a Nandra e tutto il mio cuore a Nandra in questo periodo particolare, ok? Bene. Grazie. Grazie con tutto il cuore a tutti voi, veramente, è stata una serata bellissima.
Bene, tanto con te ci vediamo, insomma, da qua all'inizio della prossima stagione per ragionare su alcune cose, lo sappiamo su che. Marco, che dire? Grazie, grazie a te per tutto quello che, insomma, questa sera hai sottoposto alla nostra attenzione. Vi saluto con un'ultima parola legata alla vita. Ridete, comunque cercate di ridere, vi farà campare a lungo. Ciao. Bene, con questo ci salutiamo sempre con il nostro grido di battaglia. Anzi, aspettate, no, non ce l'abbiamo più tempo. Comunque, domani sera, sempre alle 21, sempre qua sul canale delle Ali del Brugo, siamo in compagnia di Lucia Dall'Arrigo. C'è una storia interessantissima dietro la nostra amica. Ma io, quando l'ho saputa, stentavo a crederci. Però ve la raccontiamo domani sera, sempre alle 21. Siate guerrieri e restate guardinghi, sempre. Ciao, alla prossima. Grazie, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Mandiamo la sigla se ci Ciao, ciao. riusciamo, come al solito.